iscritti al Consiglio Comunale del 29/5/2024. Iniziamo con l'appello, presenti. Di Muro Flavio. Presente. Nazzare Roberto, presente. Buonadonna Franca. Amarella Gabriele. Ventrella Franco, assente giustificato. Di Marco Enzo. Ascheri Giovanni. Bertolucci Simone. Papalia Rosa. Ambesi Matteo, assente giustificato. Parodi Roberto. Sismondini Gabriele. Nesci Vera. Leucci Alessandro. D'Andrea Cristina. Panetta Tiziana, giustificata per precedente. Impegni, Sculino Gaetano, presente. Dichiaro la seduta valida. Seconda pratica, lettura ed approvazione della seduta consigliare precedente del 29/4. Visti i verbali relativi alla seduta consigliare del 29/4, ritenuti gli stessi rispondenti ai contenuti nella forma di decisione adottate, delibera di approvare i verbali delle deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale nella seduta del 29/4 e precisamente dal numero 16 al numero 24. Favorevoli? All'unanimità. Dichiaro esattamente, immediatamente esecutiva la pratica. Comunicazione del sindaco? Sì. Come si fa? Sciacca. Vai. Grazie Presidente, buonasera a tutti, molto rapido, oggi è un anno dalla mia elezione a sindaco di Ventimiglia, una grande emozione, un grande senso di responsabilità. Voglio ringraziare sentitamente la giunta comunale, i consiglieri comunali, soprattutto quelli che hanno svolto degli incarichi per l'amministrazione, gli uffici perché mi sono stati vicini in questo primo anno di mandato, e invitarvi tutti, di conseguenza ovviamente tutta la cittadinanza, lunedì 10 giugno alle ore 18:30 al Forte dell'Annunziata, dove avrò modo di spiegare insieme agli assessori il lavoro svolto, ma soprattutto quello che faremo ancora insieme per la città di Ventimiglia. Grazie a tutti. Grazie signor sindaco, approfitto per salutare tra il pubblico il più vecchio di tutti i consiglieri comunali, Turi Spinella, grazie della sua presenza Turi. Allora, mozione interpellanze. Mi è pervenuta una mozione da parte dei segretari di partiti di Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia, attorno alla Grande Ventimiglia e Frontalieri. Oggetto, scuola francese. Premesso che la scuola è un bene prezioso per la comunità, un luogo nel quale alcuni alunni, docenti, genitori, famiglie, personale scolastico fanno esperienza della ricchezza di uno scambio relazionale fondato sul desiderio di apprendere e sperimentare. La Carta dei Servizi Sociali, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 7695, è lo strumento giuridico che stabilisce e sancisce i principi fondamentali cui deve uniformarsi l'istituzione scolastica educativa di ogni ordine e grado nell'erogare e garantire i servizi ai cittadini, fissa i principi, i criteri, le regole attraverso cui ogni istituzione scolastica persegue gli obiettivi educativo-didattici
consoni al proprio indirizzo e al contempo garantisce ed eroga un servizio efficace per qualità e trasparenza. Rilevato che il Comune di Ventimiglia è proprietario dell'edificio denominato ex liceo classico di Piazza 20 Settembre a catasto foglio 65 mappale 52, concesso in comodato gratuito a seguito di convenzione siglata nel 1992 tra loro sindaco comendatore Albino Balestra e il sindaco di Mentone per la scuola bilingue francese e italiano materna elementari. L'anno 2007, del mese di maggio, il giorno 21, il signor Jean-Claude Guibal, in qualità di député maire del comune di Mentone, e l'avvocato Giorgio Valfrey, in qualità di sindaco del comune di Ventimiglia, hanno sottoscritto una scrittura privata con la quale veniva confermato incomodato gratuito al comune di Mentone la struttura scolastica della scuola francese in Ventimiglia, piazza 20 Settembre. Considerato che la legge 482 del 15 dicembre 1999, in attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e in armonia con i principi generali stabiliti dagli organi europei, pur riconoscendo nell'italiano la lingua ufficiale, tutela la lingua e la cultura delle minoranze. La legge conferisce un ruolo preminente nella scuola e affida ad essa il compito di valorizzare il ricco mosaico di lingue, offrire opportunità informative sempre più ampie, garantendo il diritto agli appartenenti a tale minoranza ad apprendere la propria lingua materna. Le scuole curano l'apprendimento della lingua della minoranza e nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica stabiliscono che debbono svolgersi le attività di insegnamento della lingua delle tradizioni locali, anche sulla base delle richieste dei genitori e degli alunni. Nel 2019 veniva sottoscritto un altro contratto di comodato tra il Comune di Ventimiglia e il Comune di Mentone, confermando l'uso gratuito degli immobili. La scuola materna, che è elementare, è frequentata da circa 100 bambini, alcuni di nazionalità italiana e alcuni di nazionalità francese, alcuni con doppia cittadinanza. Impegna il sindaco e la giunta comunale ad operarsi per mantenere aperto, in base alle disponibilità economiche dell'ente e in base alla normativa vigente, il presidio scolastico di piazza 20 Settembre, unico caso di bilinguismo a Ventimiglia, da sempre un'eccellenza per la nostra città, anche mediante, qualora fosse necessario, la sottoscrizione di una nuova convenzione. Illustra la pratica il consigliere Amarella. Buonasera a tutti e grazie Presidente. Colleghi consiglieri, vi svelo un segreto. Un segreto di Pulcinella, ma pur sempre un segreto. Siamo una città di confine. E questa mozione stasera nasce proprio da questo, dal nostro essere una città di confine con la Francia, che non solo è il nostro partner a livello commerciale, ma offre lavoro a migliaia di nostri concittadini frontalieri. E proprio anche grazie a questa nostra posizione geografica e a questo continuo interscambio a livello sociale, culturale e anche economico tra noi e i nostri fratelli francesi, e voglio sottolinearlo ancora una volta, i nostri fratelli francesi, nasce questa scuola francese, che io reputo sia unica nel suo genere ed eccellenza di bilinguismo nella nostra città. Si tratta di una scuola totalmente pubblica, con il ministero francese che ritiene rappresentativa anche a livello trasfrontaliero. Un riconoscimento, inoltre, che è inteso anche come espressione ed attuazione del Trattato del Quirinale del 2021. Questa scuola ci insegna a vivere la quotidianità di Ventimiglia,
Basti infatti pensare alle attività commerciali che si rapportano e lavorano con i francesi, o anche agli stessi lavoratori frontalieri che ogni giorno si alzano e vanno a lavorare appunto in Francia. Secondo noi, cercare di mantenere aperta questa scuola risulterebbe in primis una vittoria di questa maggioranza, che da sempre si batte per una Ventimiglia internazionale. Quindi chiediamo come gruppo consigliare di Forza Italia, in qualità di primi firmatari di questa mozione, un voto favorevole a questo Consiglio Comunale. Presidente, se d'accordo vorrei chiedere alla minoranza se vuole sottoscrivere la mozione. È il suo diritto. Grazie. Consigliere Sismondini. È sempre bello venire in Consiglio Comunale perché si trovano tante sorprese ogni volta. C'è arrivata questa mozione l'altro giorno, me e i miei colleghi, dove la maggioranza fa una mozione alla maggioranza, se per favore gli può dire sì, no, cosa, su un argomento veramente delicato e importante. Io le parole del consigliere Marella le faccio mie, perché assolutamente io parlo per me, Gabriele Sismondini, penso che la scuola francese di Ventimiglia sia veramente un qualcosa in più che offre alla nostra città, per tutti i motivi che ha legato consigliere Marella. Offre, soprattutto è sintomo di un'ottima collaborazione, di fratellanza, di amicizia con il nostro stato confinante. Scusi. Grazie. Con il nostro stato confinante che soprattutto nell'ultimo periodo dà molto lavoro ai nostri concittadini e ai cittadini di tutta la provincia. Quindi quando parliamo frontalieri, poi sicuramente ci illustrerà qualcosa di più il nostro consigliere Parodi, che è il suo argomento da battaglia, ma quando parliamo di frontalieri parliamo di circa 7.000 persone che varcano il confine e che vanno a lavorare a Monte Carlo oppure nella vicina Francia. Quindi è ovvio che questa istituzione sia assolutamente importante e che si debba fare di tutto per poterla preservare. Quello che mi stupisce politicamente è che la maggioranza faccia la mozione alla maggioranza e che poi chieda alla minoranza di firmarla per votarla insieme, cosa e l'altra. Allora, io non lo so cosa è successo tra di voi in questi giorni, non lo so, non mi interessa, grazie a Dio ho altre cose a cui pensare piuttosto che alle vostre diatribe, però mi sono fatto una domanda, ce la siamo fatta tutti. Quindi forse c'era qualcuno che non era d'accordo, qualcuno che è più d'accordo, non si sa quanti soldi dobbiamo spendere, che cos'è che è cambiato negli anni, del motivo per cui siamo arrivati a questo punto qua. Ora, io in prima persona vorrei sapere che cosa è successo, tanto per incominciare, perché vorrei sapere che cosa è successo e che cosa ci ha portato a fare questa cosa qua. E di conseguenza colgo l'occasione, visto che parliamo di scuole e parliamo di scuole pubbliche soprattutto, vorrei cogliere l'occasione per far presente alla maggioranza della situazione in cui gravano le nostre scuole della città di Ventimiglia e soprattutto vorrei far presente alla maggioranza la preoccupazione di tantissimi genitori e non solo, penso anche corpo insegnante e personale ATA, di quello che succederà nella scuola Biancheri con questi fondi che abbiamo preso per poter fare una ristrutturazione, una messa in sicurezza antisismica, che però all'ultimo minuto non capiamo dove andranno i bambini durante questi lavori. Questa non è una cosa da parlare all'ultimo minuto, caro signori, questa è una cosa importantissima che andava anticipata. Capisco che oggi festeggiate il primo anno e magari un anno non è tutto il tempo del mondo, però questa cosa qua, signori, scusate, ma io mi sento di dovervi dire, è una cosa troppo importante per prendere tempo e pensare adesso poi vediamo. Quindi io sappiate che questa sera, ve lo anticipo, seguirà sicuramente, a meno che non arriveranno delle risposte celeri e intelligenti subito, sappiate che su questa cosa qua io vorrei avere dei chiarimenti e magari già questa sera qualcuno mi potrà rispondere. Perché noi, il nostro patrimonio comunale purtroppo non esiste quasi più, le nostre vecchie scuole, delle nostre frazioni, poi questo è un altro capitolo che affronteremo, ma la scuola media Biancheri non può permettersi di spostare 400 bambini da un giorno all'altro perché ci sono stati dei lavori programmati da tempo e perché nessuno ci ha mai pensato. Quindi io faccio, ripeto, sulla questione mozione scuole francesi, ora ha chiesto consigliera Marella di sottoscriverla, io sinceramente chiedo ai miei colleghi se è opportuno ritirarsi 5 minuti per poter descrivere, per poter perlomeno come dire, discutere sulla richiesta del consigliere Marella. Però vi voglio ricordare una cosa, spero che lo sappiate tutte le scuole, le strutture scolastiche di questa città come in tutta la provincia sono
dalle scuole materne fino alle scuole medie di competenza del comune, le scuole superiori invece sono di competenza della provincia. Bisogna avere un occhio di riguardo. Su ciò io parlo già da un po' di tempo e dico la mia, soprattutto per quanto riguarda i finanziamenti che abbiamo avuto in questi anni a livello europeo. E visto che siamo in prossimità delle elezioni europee e visto che tanti candidati alle elezioni europee sono venuti a Ventimiglia a chiedere i voti, io vorrei che questi candidati alle elezioni europee sapessero che forse la dobbiamo smettere di ricevere dei soldi per delle cose che non ci servono. I nostri deputati europei devono andare in Europa a chiedere i soldi per le cose di cui noi abbiamo bisogno, perché veramente su certe cose, le scuole, trasporto pubblico, gli ospedali, sembriamo in certi casi, in certi altri no, un paese non da Europa 2024. Quindi io spero che in questo Consiglio Comunale possa nascere una piccola scintilla, ma i nostri parlamentari europei devono andare in Europa a chiedere i soldi per quello che ci serve, non per quello che non ci serve. E chiudo l'argomento perché questo... Ho finito, Presidente. Quindi io personalmente... Aspetti. Vada. Io personalmente vi ripeto questa cosa. Sulle nostre scuole del nostro territorio cerchiamo di avere una programmazione. Parliamone anche tutti insieme, ancora questa sera io vi chiedo, chiamateci, diteci cosa ne possiamo pensare, magari di più teste esce un'idea un pochino migliore di quella che potrebbe scaturire da meno teste, ok? Con questo non voglio dire che non sappiate le cose eccetera, ma forse ci sono delle persone che certi argomenti le conoscono bene e possono dare una mano, dare un contributo. Altra cosa che mi preme, che mi ero segnato prima, che ha citato... Sì, ora chiudo, Presidente, grazie. Io sono in Consiglio Comunale, grazie a Dio posso ho ancora il diritto di parola, ancora ha un diritto, po' di tempo. Ad un tempo. Ho un tempo. E non mi risponda così, che già l'ultima volta ci siamo... Ho chiuso. Scusi? L'ultima volta ci siamo batti beccati sul tempo. Sì, sì, grazie. Sì, va bene. Io concludo in un secondo perché voglio dire un'altra... trarre un altro spunto da quello che ha detto consigliera Marella, che forse è la prima volta che ne sento parlare in Consiglio Comunale. Consigliera Marella ha tirato fuori un argomento importantissimo, il trattato del Quirinale, cosa di cui secondo me dovremmo parlare di più. Sanremo su questa linea d'onda è riuscito a fare un gemellaggio con la vicina Mentone e secondo me ha giocato una partita importantissima. Anche noi dobbiamo giocare questa partita, leggiamolo tutti insieme, cerchiamo di capire che cosa si può fare. Perché la nostra vicinanza con la Francia, la nostra fratellanza con la Francia, per tutto l'aiuto che dà e che abbiamo anche dato noi, penso che debba essere una cosa reale e concreta e che debba perdurare nel tempo. Quindi, sulla scuola francese, io penso che il Comune cercherà in tutti i modi di cercare di mantenere questo servizio. Ripeto, per chiudere, mi stupisco questa mozione fatta tra di voi, ora vedremo con i miei colleghi che cosa sarà da fare. Per favore prendete in considerazione il mio intervento sulle scuole medie Biancheri, perché è una cosa importantissima e in questi giorni sicuramente avremo modo di vederci e di confrontarci. Aspetto una vostra telefonata, aspetto un vostro invito, perché penso anche alla minoranza che rappresenta circa 6.000 cittadini abbia il diritto di sapere le cose non all'ultimo minuto, ma di cercare di comprendere che cosa e dove andranno circa 400 alunni delle nostre scuole medie, per un intervento importantissimo, attenzione, per un intervento importante, perché la messa in sicurezza deve essere sempre una priorità. Grazie, vi ringrazio per l'attenzione e vediamo quando finiscono gli interventi se riusciamo a prendere 5 minuti. Grazie Presidente. Li chiede già i 5 minuti o dopo gli interventi? Grazie. Consigliere Parodi. Sì, grazie Presidente. Giusto una piccola risposta al consigliere Sismondini. Guardi, alcune cose che ha detto le condivido, ad esempio confrontarsi, poi lei è un esperto in materia di scuola, è ok, anche se siamo fuori tema. Per quello che riguarda il trattato del Quirinale e quello che sta facendo, che stiamo facendo, io non so se posso anticiparlo perché d'abitudine parlo quando le cose sono fatte, ma stiamo lavorando su un trasporto pubblico insieme al sindaco, l'assessore Catalano e Mentone, che ci porterà un autobus di linea a un prezzo di 2 euro verso la Francia. Dico, non volevo dirlo perché tra l'altro vorrei parlarne una volta che il fatto è fatto, non prima. Ritornando alla scuola di francese, io sono pienamente d'accordo, ma ero già d'accordo. Quando il consigliere Marella, prima firmatario Forza Italia, mi ha contattato per porre la mia firma e quindi
aderire a, a questa mozione. Io ero giorni che leggevo sui giornali e sui social che c'era un conflitto contro il sindaco e che quindi, se leggevo da vostre parti, arrivo, poi vi sistemo anche io. Da vostra parte che c'era un conflitto verso il sindaco o quello che è. La cosa che ho fatto, ho preso il telefono, perché io non ne ho conoscenza, dico almeno io in maggioranza non avevo niente, e ho chiamato il sindaco, non c'è nessun conflitto. Fatemi parlare, per favore, anche dalla parte nostra. E il discorso si è animato grazie al Partito Democratico che ha fatto annunci, soprattutto i suoi supporter, che avrebbero messo in dubbio che questa mozione era un qualcosa contro il nostro sindaco. Non è così, poi ne parlerà il sindaco. Tutte barzellette che io capisco che è vostra intenzione, è la vostra la speranza che si vada contro e che oggi cadeva il Consiglio Comunale. Ma vi voglio tranquillizzare, lunedì ci sarà una bella festa di maggioranza, con tutta la maggioranza è più che compatta e non c'è nessuna intenzione di andare contro il nostro sindaco. E ritornando sul fattore, anche se molte barzellette si sono raccontate sui social poi questi giorni da vostri supporter, ma non è così, sapevano più di quello che sapevamo noi. Comunque, al di là di questo e alle vostre illusioni, che ve le lascio, da parte mia posso essere che felice di questa mozione. Del resto riguarda anche in parte la mia delega, perché molte di queste sono famiglie miste italiane francese con molti frontalieri, o quasi tutti, da una parte o dall'altra o viceversa. Quindi già l'indicazione di voto per quello che riguarda la mozione, da parte mia il mio voto è favorevole e ringrazio il consigliere Amarella, Forza Italia, per aver presentato questa mozione. Grazie. Grazie consigliere Parodi. Consigliere Papalia. Buonasera. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Ma io non ho mai considerato nessuna bagarre, io mi sento tranquillissima e anche con il sindaco. Abbiamo semplicemente trattato un problema che ci è arrivato, giustamente, un problema che è molto importante per Ventimiglia e non possiamo naturalmente trascurare la cosa, perché è un'offerta che si dà da anni ai ragazzi di questa città e che naturalmente noi siamo disposti a garantire negli anni che verranno e chi verrà dopo di noi, mi auguro. Però dobbiamo anche fare delle considerazioni, fare delle valutazioni, e ci sono dei costi da sostenere. Abbiamo incontrato in due incontri chi di dovere, ne abbiamo parlato e stiamo affrontando la cosa. E si spera, come credo sarà, che non ci saranno problemi ulteriori. La scuola francese potremo mantenerla, ma la mozione che c'è stata forse è nata dal fatto che si sono sentite delle voci per cui potevamo non essere d'accordo, assolutamente no. Quindi, ma qualche voce c'è stata, magari ogni tanto sui giornali si sentono delle cose così. Consigliere Leucci, per favore. Perché è consuetudine anche dell'opposizione cercare di metterci un po' lo spillino, però assolutamente no, noi siamo tranquilli e andiamo avanti e con quelle che sono, che è il problema, quindi affronteremo l'argomento e cerchiamo di valutarlo nei migliori modi possibili. Grazie a tutti. Grazie consigliere Papalia. Consigliere Bertolucci. Grazie Presidente. Allora, non c'è praticamente nulla da aggiungere sia al contenuto della mozione che ai punti esposti dal consigliere Amarella. E,
si parla ovviamente di un servizio, di un servizio alla comunità, di una collaborazione con la vicina Francia, si parla di insegnamento, si parla di bambini, quindi non c'è niente di cui dilungarsi. È ovvio che eticamente anche il nostro partito, ha parlato prima la mia collega Papalia, si allinea assolutamente ai contenuti di questa mozione, e quindi posso già anticipare poi ovviamente il nostro voto, che sarà un voto favorevole dal momento che siamo firmatari ovviamente alla mozione stessa. Volevo solo aggiungere una cosa per rispondere al consigliere Sismondini, che comunque esistono le mozioni di maggioranza, ci sono sempre state, noi ne sappiamo qualcosa anche nella scorsa amministrazione di mozioni di maggioranza, quindi però ci sono sempre state. Bene, ne ho fatta io una due consigli fa, eppure all'unanimità l'avete approvata, quindi esistono perché giustamente si vuole attenzionare magari un problema che è giusto attenzionarlo, perché giustamente deve essere valutato, sviluppato, risolto, e magari auspicare anche di fronte ad un problema sollevato un'unanimità di intenti anche con tutta l'assise. Quindi perché no, esistono le mozioni di maggioranza e non c'è nessun problema, nessuna diatriba, nessuna bagarre. Grazie. In fondo, grazie. Come? Ha già avuto 3 minuti al di là del suo tempo. No, 5 più 3, 8. La matematica, lei che è professore, dovrebbe saperla. Consigliere D'Andrea, poi le do. Amarella ha già parlato. Lei è promotore. Consigliere D'Andrea. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Allora, appurato che il diritto all'istruzione è un diritto fondamentale sancito dalla nostra Costituzione, da tutte le normative internazionali, è l'obiettivo 4 dell'Agenda ONU 2030, che comunque uno Stato e un'istituzione deve garantire un'istruzione di qualità, equa, inclusiva, promuovere opportunità di apprendimento per tutti, come anche voi avete ben esposto nella vostra mozione, non capisco proprio il senso di presentare una mozione, scusate la ripetizione, in un consiglio comunale, una mozione di maggioranza, perché se è vero che mi pare che facciate comunque costanti riunioni di maggioranza, che vi coordiniate sempre sul tutto il vostro operato, non capisco perché tra l'altro chiedere un impegno al sindaco se, tra virgolette, come già esposto anche il consigliere Papalia, ne avete solo discusso per cercare una soluzione, ma ovvio che la scuola rimarrà aperta, eccetera, e tra l'altro anche dalle interrogazioni e dalle risposte ricevute che verranno discusse questa sera, ho anche appreso che praticamente nella vostra risposta all'interrogazione del PD e del consigliere Luzzi e della consigliera Nesci avete praticamente già trovato una soluzione, che quindi verranno ripartiti i costi, il comune di Ventone si impegnerà a pagare un affitto, si impegnerà degli insegnanti e il comune di Ventimiglia, se non ho capito male, della manutenzione ordinaria e straordinaria. Quindi non capisco davvero il senso di riportare e sottolineare questa questione in consiglio comunale attraverso una mozione. È ovvio che la scuola francese è un'importantissima istituzione per la nostra città e io sono assolutamente favorevole che resti aperta a oltranza, ma questi giochetti, queste polemiche sinceramente non mi sono molto, molto chiare. Grazie. Grazie consigliere. Consigliere Leucci. No, solo per dire che questa è di quelle che si stappa così. E no, perché così riuscite anche voi riuscite a berla. Buonissima, meravigliosa. Preferisco quelle col tappo attaccato, basta con l'indice appoggiare. Sì, signori, era così.
Ma torniamo a cose un po' più serie, va, che Salvini ci fa ridere anche per altro. Sulla mozione presentata dal consigliere Amarella, direi molto chiara, ben scritta, riferimenti giusti, nulla da aggiungere. In una parola, consigliere Amarella, se l'ha scritta lei, è perfetta. Quando si trova una soluzione ad un problema, soprattutto ad un problema che non è di poco conto come questo, si ottiene quello che è il fine ultimo di un'amministrazione comunale, anche se per questo e si attraverso, ci si arriva attraverso una mozione, anche della maggioranza. Garantire la condizione per un'istruzione accessibile a tutti è il fondamento di una società civile ed emancipata, proprio come ci si auspica che possa essere la nostra. Quando a rappresentare plasticamente questo concetto è una scuola di lingua francese, in una città italiana di confine come in questa occasione, stiamo alzando notevolmente l'asticella della discussione. Stiamo parlando dei valori dell'Unione Europea, stiamo parlando di un'integrazione reciproca e stiamo parlando di scambi culturali. Stiamo parlando dei punti cardine della politica di Altiero Spinelli, italiano padre fondatore dell'Unione Europea postbellica. È per questo che nel momento in cui ho letto la risposta all'interrogazione del 23 aprile 2024, presentata dai consiglieri del Partito Democratico, a prima firma del nostro capogruppo Veranesci, che intendo ringraziare pubblicamente per averla scritta, per aver sottoscritto il testo, mi sono rasserenato. Abbiamo capito che è intenzione del sindaco sottoscrivere una convenzione con gli amici francesi, per cui mi sono detto molto bene, la scuola è salva. Certo, ho anche pensato, alla fine ha prevalso il buonsenso. Nonostante la linea contraria del sindaco e della Lega, avranno fatto un ragionamento tra le forze di maggioranza e sarà prevalsa l'idea del vice sindaco Agosta. Posso finire? Mi direte che non è così? Mi direte che non è così? Ma torniamo alla mozione, torniamo alla mozione. Questa mozione sulla quale noi siamo totalmente d'accordo, lo ribadisco, siamo d'accordo sul testo, non ha nulla da chiedere. Questa mozione, dicevamo, come tutte le mozioni, ha dei proponenti firmatari. Ora vi leggo i nomi. Amarella, Forza Italia, segretario cittadino. Di Marco, Fratelli d'Italia. Bertolucci, Lega Nord, segretario cittadino. Ambesi, non ho capito se l'ha firmata, comunque segretario di Cambiamo, con alterne fortune. Parodi, frontaliere, sarà segretario cittadino anche lei. A questo punto è doveroso fare qualche riflessione. Non so se abbiamo traccia di una vicenda così assurda e surreale nella storia di questo Consiglio Comunale. Io, tra parentesi, vorrei approfittare della presenza del più volte assessore Spinella, che non mi riferisco a lei, consigliera Amarella, ma a Spinella, capire se mai è successa una cosa di questo genere. Di certo nell'ultimo anno di cose particolari ne sono successe, ma non le voglio elencare oggi perché il tema è un altro. Ad esempio, tenete presente che tutte le volte che c'è un avvicendamento di un sindaco sulla città di Ventimiglia, il sindaco riceve la lettera dal comune di Mentone, il quale gli dice che necessariamente bisogna intervenire. Poi, insomma, in qualche modo sempre negli anni hanno trovato una soluzione, la troverete anche voi. Questa volta costerà qualche soldino in più, però. Ma credo che questa della mozione, su proposta della maggioranza, rivolta al proprio sindaco e alla propria giunta, è il classico caso in cui la realtà sorpassa l'immaginazione. Perché nessuno di noi si sarebbe mai aspettato di discutere stasera una cosa del genere. In pratica, se ho capito bene, succede questo. Nel mese di febbraio 2024 il sindaco di Mentone ci comunica che a seguito delle nuove normative francesi non potrà più fare fronte alle spese di gestione, che si aggirano intorno ai 150.000 euro annui, se non ho capito male, per la scuola francese, che è presente dal 1961 in città. Pertanto ci comunica che il 1 settembre 2024 cesserà l'attività. È bene ricordare che stiamo parlando di una scuola francese sul nostro territorio comunale che rappresenta un unicum, certamente nella nostra provincia, forse anche nella nostra regione. Pertanto riveste un punto di riferimento non solo per i cittadini francesi che vivono e lavorano in città, ma anche per i cittadini italiani che decidono di dare un percorso ai propri figli di studi in Francia. Quindi da qui c'è la necessità oggettiva di ricercare al più presto una soluzione che mi pare, attraverso questa mozione, che la maggioranza presenta alla sua giunta e al suo sindaco. Credo che, insomma, tra di voi immagino vi siete parlati. Nell'eventualità vi consiglio l'utilizzo del telefonino, che spesso ha risolto problemi anche maggiori.
Quindi in pratica, secondo i rumors, ci troviamo in questa situazione. Sindaco e Lega che accettano di buon grado la soluzione proposta dal vice sindaco Agosta e da Fratelli d'Italia. Per quanto riguarda Ambesi, non c'è questa sera, quindi non so che intenzioni, cosa avrebbe potuto dire, mentre il consigliere Parodi, immagino che lei abbia aspettato la solita telefonata che poi dava vita a quello che è la sua idea. Comunque questa storia triste inizia questa sera dopo un anno di vostra amministrazione. Quando la minoranza, oppure una parte di essa, presenta una mozione con la richiesta finale si impegna il sindaco e la giunta a fare qualcosa, nessuno della minoranza sa come andrà a finire la votazione, perché noi della minoranza non sappiamo che cosa voterete voi. Questa volta qua, se è così chiaro, non si capisce perché abbiate voluto presentarla. Non lo capisce nessuno. Può concludere, per favore? No, quando ho finito, 8 minuti, poi concludo. No, a 5 minuti del regolamento. Se la mozione arriva dalla maggioranza, allora è un fatto politico. E allora la scuola francese non conta assolutamente nulla rispetto a quello di cui stiamo discutendo, su cui ribadiamo la nostra volontà al salvataggio. Ma c'entra i rapporti di forza che questa o quella maggioranza vogliono mettere in evidenza. Tutte scaramucce da Prima Repubblica. Ma tuttavia vi siete messi a nudo con le vostre divisioni e con le vostre difficoltà. Questa sera lo avete fatto. E sappiate una cosa, che da domani mattina qui nessuno di voi conterà più o meno di prima. E lo sanno bene i consiglieri che sono anziani, Ventrella, Calimera, Nazzari, Ascheri, perché questa roba qua vi peserà per i prossimi anni e lo sapete. Avete tentato un'opa sulla poltrona del sindaco. Questo è quello che è successo stasera. Ed è evidente a tutti. Dovete sapere che stasera c'è un'opa sulla poltrona del sindaco. Perché mai nessuno fa una mozione nei confronti della maggioranza quando parte dalla maggioranza. Vi parlavate, venivate qui e il problema era già risolto. Ma non so se posso. Non so se può usare il telefonino chi deve chiamarla. Quindi questa è una vera e propria crisi di maggioranza e noi la registriamo in questo così, una crisi di maggioranza, quindi se mi pare che la divisione sia abbastanza chiara, non c'è più quella condivisione come il 29 maggio di un anno fa quando giravate per la città con le bandiere dove sembrava che avesse vinto l'Italia, mi pare abbastanza evidente. Non prendo più tempo, Presidente, grazie. Consigliere Nesci. Grazie Presidente, buonasera. Lei può buonasera. Parlare il tempo che vuole. Grazie. Ma come lei sa, io ho il dono della sintesi. Dunque, consiglieri, devo rilevare che in realtà sino ad aprile sulla questione della scuola francese avete dormito sonni tranquilli, perché la problematica della scuola francese è stata sollevata dalla minoranza, che è stata sollecitata da alcuni genitori di bambini che frequentano l'istituto scolastico, proprio perché c'era stata questa lettera del sindaco di Mentone. Quindi noi abbiamo presentato un'interrogazione perché il valore della scuola francese è fuori di dubbio, l'offerta formativa di bilinguismo che questa scuola offre sul nostro territorio è fuori discussione e quindi siamo assolutamente convinti che questo presidio scolastico debba rimanere. Però permettetemi di dirvi che effettivamente è strano quello che sta succedendo, perché ad aprile noi depositiamo un'interrogazione, riceviamo una risposta dal sindaco che comunque ci tranquillizza, ci rasserena, perché ci fa presente che c'è un impegno a mantenere questo presidio e poi effettivamente vediamo che questo impegno, che per noi è un impegno che valutiamo con serietà, da parte vostra non è valutato così, perché va bene che voi dei problemi parlate dei problemi, però non è che tutti i problemi, consigliera Papalia, mi permetta, non è che tutti i problemi poi li trasformate in mozioni. Se siete arrivati addirittura a presentare una mozione, cioè a chiedere alla giunta, a chiedere a questo consiglio un atto deliberativo, vuol dire che c'è qualcosa di diverso dal solito. Ci sono vari step per chiedere all'amministrazione. Noi usiamo le interrogazioni, le interpellanze, chiediamo chiarimenti, chiediamo quali sono gli intendimenti. Voi qua volete un impegno,
Un impegno che secondo me in una maggioranza serena, dove si condivide un lavoro, si raggiunge serenamente con una riunione di maggioranza. Quindi io vi consiglio, magari invece di fare delle feste, fate prima delle riunioni di maggioranza e poi festeggiate. Grazie. Grazie consigliere Nesci. Consigliere Scullino. Buonasera a tutti, buonasera anche al pubblico presente. Bene, diciamo che nonostante gli interventi che si sono succeduti, come sapete è qualche anno che sono qua, che ho l'onore di rappresentare la mia piccola parte in seno alla città di Ventimiglia, ma mozioni di questo genere che impegna il sindaco e la giunta su un problema che è molto importante, che io ritengo che deve essere affrontato con una certa diligenza, attenzione e spirito di servizio. L'offerta formativa è importantissima che fa la scuola francese, quindi non c'è dubbio che debba essere mantenuta. Non c'è nessun dubbio per quanto riguarda la scuola manfrese. Un'ottima offerta formativa che ormai va avanti da anni e i risultati si vedono. Un'ottima, ottima scuola, con ottimi insegnanti. Certo è che quello che sta succedendo è un po' un'anomalia. Io ho letto qui, per copia, con gentilezza, la risposta che ha dato Di Muro al Partito Democratico. Il sindaco Di Muro. Il 21/5/24, il 21 del mese di maggio di quest'anno, il 21, e dopo un giorno, ripeto, un giorno, la risposta che dava una certa rassicurazione alla presenza, alla continuità della presenza della scuola francese, italo-francese o franco-italiana, e dopo un giorno la maggioranza, a firma di tutti, meno che Ambesi, non credo che abbia firmato, non la vedo almeno qua, fa una mozione che impegna il sindaco. Ora, non è il compito dell'opposizione, sicuramente non la mia, andare a scavare qual è la forma di contrasto che può essere avvenuta nelle segrete stanze, ma certo è una cosa che ormai cade nell'occhio. Qualcuno dice che è la colpa dei giornalisti. Insomma, qualcuno con i giornalisti ci ha parlato, non sicuramente io. Qualcuno gli ha detto che c'è un po' di contrasto su questo. Forse è perché nel farsi carico della scuola, sia sotto profilo anche della manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, annessa e connessi, probabilmente ci sarà da verificare come è giusto che sia, tutto registrato naturalmente, no? E c'è da verificare la conformità dell'impianto elettrico e quello idraulico, la conformità dell'antincendio. Non so se ci sono anche dei disabili, c'è da verificare l'agibilità, c'è da verificare la certificazione antisisma, ossia l'ufficio tecnico si deve adoperare affinché faccia un controllo al quadro dell'immobile, perché da oggi, da quando firmeremo o firmerete il contratto di comodato gratuito o quasi gratuito della scuola francese, praticamente il Comune di Ventimiglia si deve far carico di quelle che sono tutte quelle che sono le incombenze per far sì che 100 bambini più gli insegnanti e gli operatori, 100 bambini più gli insegnanti e gli operatori possono stare in quella scuola senza avere dei rischi. Quindi è chiaro che forse, siccome il costo presunto, non letto dai giornali ma dai tecnici, è di circa 370.000 euro circa, ora io non so se questa cifra è vera o non è vera, ma è questo che io chiederò in una interpellanza che farò a breve, perché i bambini e il personale deve continuare a portare avanti il suo
la sua opera educativa nella massima, ripeto, massima tranquillità. Nella massima tranquillità. Ora, quando mi si dice il mantenimento della scuola francese è un successo della maggioranza, beh, questo non è molto corretto dire questo e poi chiedere se la minoranza vuol firmare questa mozione. Io non mi rendo conto, non è possibile, non è mai successo una cosa del genere. Se si vuole la collaborazione della minoranza, si dovrebbe dire che qualora la scuola francese, come io auspico, continui a operare nel migliore dei modi, come ha fatto sempre, è un successo della città di Ventimiglia, del Consiglio Comunale. Sicuramente la Giunta avrà la prerogativa più importante, ma il Consiglio Comunale sta prendendo atto di questo grande, grande impegno. A volte in questa sala, in questo governo della città, siamo un tantino leggeri, ma qui su questa pratica non bisogna essere leggeri, bisogna essere consapevoli della grande responsabilità che tutti quanti noi ci assumiamo. Mi ripeto, il comune di Mentone credo di aver capito che nonostante tutte quelle iniziative che è stata presa dalle da questa amministrazione, da quella precedente, da quella ancora prima, noi andiamo avanti dal 2019, il 2019, il 23 di giugno 2019, avevamo fatto 5 anni di contratto gratuito alla scuola francese e anche al consolato onorario, che adesso è ex consolato onorario. Quindi tutti ci siamo adoperati per mantenere questa offerta formativa. Oggi, ma prima la responsabilità in certo qual modo era del Comune di Mentone, nel senso che l'organizzazione, il mantenimento, la manutenzione, le spese era del Comune di Mentone. Oggi passa nelle mani della città di Ventimiglia. Va benissimo. Io mi auguro che la città di Ventimiglia farà la sua parte, si sarà una verifica per mettere in condizione questo istituto, questo plesso scolastico, e concludo, sia nel migliore dei modi, sia certificato. Dopodiché si deve fare in modo, e questo lo dico, in modo che si continui, però concludo dicendo, questa è una mozione che non capisco la finalità. Ad adoperarsi per mantenere aperto, in base anche alle disponibilità economiche dell'ente, alla normativa vigente. Quindi è già messo nella mozione che bisogna controllare se lo stabile è a norma. E quindi io dico, è inspiegabile che dopo una lettera fatta al Partito Democratico, firmata, sottoscritta dal capo dell'amministrazione, venga fatto dalla maggioranza una mozione che impegna il sindaco. Vuol dire che qualcosa è successo. Noi non vogliamo dire che cosa è successo. Presidente, lei mi ha interrotto, quindi prolungo un pochettino. Le tolgo la parola perché è già 3 minuti. Lei non è nella funzione di dire queste cose. Cioè, poi glielo dico dopo. Lei deve fare l'arbitro. Okay. L'arbitro senza fare sorriso. Va benissimo, grazie, quindi, consigliere Sculino. Grazie consigliere Sculino. Sono finiti gli interventi. Vedo che ci sono delle richieste per fatti personali. Vorrei prendere la parola io, se permettete. Non è consuetudine che il Presidente del Consiglio prenda la parola da una parte all'altra. Devo dire ai consiglieri del PD che dal 1992 il Comune di Ventimiglia non aveva nessun rapporto col Comune di Mentone. C'è stato un incontro a ottobre dell'anno successivo
con il sindaco di Mentone, la giunta di Mentone, abbiamo cercato di riallacciare i rapporti e la prima cosa che ha chiesto il signor sindaco era di rifare immediatamente un contratto per le scuole di Ventimiglia. Allora, non è vero che il sindaco non si è impegnato. Questo dal 92 che non avevamo cosa altra. E c'è qualcheduno forse che non si ricorda che ha mandato qualche lettera al comune di Mentone dicendogli di smamare dalla scuola. Grazie. Consigliere Sismondini, non ho detto il PD. Allora io posso? Dice delle cose false. Allora, il comune di Ventimiglia ha sempre avuto contatti al comune di Mentone. Sì, con chi va? Non è vero. Tano, posso parlare io? E la fognatura. Allora, ha pagato 280.000 euro all'anno e col comune di Mentone abbiamo sempre operato. La Civitas ha dato lo sfratto perché non pagava con l'affitto, non si può pagare. Non si può. Consigliere Sismondini, vuole procedere? Io come faccio a parlare? Non posso parlare. Non so cosa dice quel signore là. Dopo interviene. Non è vero. Allora, io vorrei intervenire in merito. Presidente, posso avere la sua attenzione gentilmente? Bisogna sempre riferirsi a lei, carissimo Presidente. Io vorrei intervenire in merito alle citazioni che hanno fatto. Consigliere Sculino, o la smette o la faccio allontanare. Non è vero, sia chiaro. Fuori. Una cosa falsa. Fuori. Lei ha detto una cosa falsa. Sì, fuori. Non abbiamo mai avuto contatti col comune di Mentone. Allora, torniamo calmi. Diamoci una calmata, Presidente, consigliere Sculino, siamo in consiglio comunale. Non è vero, lei era anche assessore, non è vero. Beh, adesso posso andare avanti, per favore, che devo dire cose importanti, grazie. Allora, quindi, sono stato citato dal bravissimo consigliere Parodi, bravo Roberto, perché se riuscite a fare il trasporto pubblico che ci collega, bravi. Cosa vuoi che ti dica? Cattivi? Io vi dico bravi, bene che avete letto tutto, che siete stati bravi, che avete fatto le cose, siete andati dal sindaco e fate gli... Benissimo. Io su queste cose qua, mi troverete sempre favorevole. Sempre. Questo sappiatelo. Perché, ripeto ancora una volta, sui buoni rapporti tra due stati confinanti, io sarò sempre favorevole. Ovvio, ci si deve venire incontro, ma mi sembra che questa giunta stia facendo un buon lavoro, perché mi sembra che andare e avere contatti diretti con Monaco, con Mentone per la fede di città sia una cosa interessante, una cosa importante, quindi va bene. Poi abbiamo altri miliardi di problemi su cui io potrei dire tantissime cose, ma su questa apparenza di collaborazione io non posso dire nulla, quindi non ci mancherebbe altro. Questo, come sapete, io la mia onestà intellettuale non mi può far dire differentemente. Quindi, però, c'è una cosa che volevo dire, purtroppo il consigliere Sculino mi ha levato le parole dalla bocca, perché proprio vorrei concentrarmi e approfitto proprio perché mi avete punto. Il consigliere Bertolucci ha detto che bene, va tutto bene, bravo, bravissimo, se va tutto bene, va tutto bene. Se va tutto bene, cosa fate le emozioni? Ma cosa fate le emozioni? A niente serve. Comunque, lo rileggo di nuovo così è ben chiaro a tutti, visto che si è tutto registrato, siamo in diretta online, cosa l'altra. Come diceva prima, in base ad operarsi, impegna il sindaco ad adoperarsi per mantenere aperto, in base anche, le congiunzioni sono importanti nella lingua italiana, alle disponibilità economiche dell'ente, in base alla normativa vigente. Questo affare qua, che voi ci chiedete di sottoscrivere e che voi avete scritto prima ancora di chiederci di sottoscrivere, è una cosa per, non mi viene la parola corretta, è una cosa proprio per salvarvi la faccia, perché se poi il comune non ha i soldi, allora voi qua l'avete scritto, non possiamo salvare la scuola francese perché non ci abbiamo i soldi. E per carità di Dio,
potrebbe anche possibile, purtroppo in un'eventualità, visto che il nostro comune non penso che navighi in acque così felici come potrebbero essere altri comuni per diversi motivi, non avere i soldi. Io mi auguro che si arrivi con la diplomazia, con il buon senso, con un aiuto economico, con tutto quello che volete, ad arrivare al mantenimento, come sempre è stato fino ad oggi, di questa scuola, perché per quanto mi riguarda è un'istituzione troppo importante da perdere. Però, scusatemi, quando mi chiedete, e poi prenderemo i 5 minuti importantissimi, di votare una roba che io devo chiedere al sindaco, che è lì, è vero Flavio Di Muro, caro sindaco? Signor sindaco, lei è lì, quindi io non glielo chiedo adesso, glielo chiedo, potevano chiederglielo qua, è nella sala del sindaco, dove volete. Il caro sindaco Flavio Di Muro, ti impegna ad operarti se hai i soldi e se va tutto bene. A me mi sembra proprio una questione che non serve a niente, proprio una cosa inutile. Mi ha chiesto la parola per fatto personale. Certo, sto rispondendo ai consiglieri che mi hanno citato, presidente. E ho finito. Quindi vi dico, io ora mi riservo di parlare con i miei colleghi. La mia posizione la ribadisco ancora una volta. Spero si faccia di tutto per mantenere la scuola francese. Ma, di contro, le vostre diatribe personali, politiche, che cavolo ne so, ci saranno le europee, tutto quello che volete, io non lo so. Per favore, non fateci perdere del tempo così. Non fateci, perché questa città ha troppi problemi, e ve li dico se vogliamo parlare di edilizia pubblica: cornicione della scuola di Via Veneto, rifacimento della scuola di Nervi, rifacimento di bagni. Sismondini, grazie. Manutenzione ordinaria. Amarella. Manutenzione delle scuole di Roma. È un elencato come Salvini, mi piace così. Grazie presidente. Facciamo un po' di ordine, va? Che qua ne ho sentite di ogni. Allora, non facciamo, consigliere Leuzzi, demagogia o strane dietrologie. Qui abbiamo presentato come gruppo di Forza Italia una mozione solamente per rafforzare ulteriormente l'operato di chi andava a fare una trattativa. Quindi tutte queste robe, queste robe sono vostre dietrologie. E che non ci appartengono. Consigliere Parodi. Sì, sempre per fatto personale, visto che sono stato citato un paio di volte. Io non so se il comune di Ventimiglia è un caso a sé, cioè un qualcosa di particolare sia a livello legislativo, a livello di norme, a livello di qualsiasi cosa, perché se io vado a scrivere mozioni di maggioranza su Google, non so quanti milioni di risposte mi dà, cioè no, lasciamo perdere. 11 luglio 2023, lo ricordate? No, c'era una vostra mozione che è diventata la nostra sul punto nascita di Sanremo, una mozione di maggioranza del comune di Ventimiglia. Non ne ricordo altre, perché io in comune non ce n'era, ma ce n'era una che mi ricordo in particolare nel primo mandato Scullino, ed era presentato a te. Mi lasci parlare, capisco che ti innervosisce, che credevi che di mandarci a casa. Prenditi un caffè. Ricordavo il primo mandato Scullino. Mi fate parlare per favore? Sì, ricordavo il primo mandato Scullino. Avevamo una lista che si chiamava Movimento Frontalieri, subentrò Rebaudo, se non mi ricordo male, al posto di De Lucia o di qualcuno che... No, Rebaudo subentrò su un altro partito e arrivò nel Movimento Frontalieri. Presentò una mozione di maggioranza al sindaco Scullino è sempre stato vicino ai frontalieri, è un ex frontaliere, dove impegnava il sindaco a inviare una lettera per il famoso rinnovo del bonus fiscale che era stato sospeso, mi sembra, dal governo Monti. Mi fece una lettera a me personalmente, il sindaco, che portai io in Senato. Qui era una mozione di maggioranza, non vedo dov'è il problema a Ventimiglia se si fanno mozioni di maggioranza per insistere, per far vedere gli interventi che siamo risolutivi. E un'altra cosa, guardate, di oggi: mozione di maggioranza alla Camera, patto di stabilità, cosa volevano fare, di cadere la Meloni? Non lo so, c'è crisi di governo, adesso come c'è crisi di governo c'è crisi comune. Vi tranquillizzo, e rientro anche sulla questione dei giornali, perché io l'ho letto i giornali, ma mi sembra, se non ho letto male,
che riportava le dichiarazioni del Partito Democratico, cioè l'illusione della crisi di governo, della crisi del comune. È fuori tema, consigliere Parodi, è fuori tema. Ma ha risposto su quello. Non fa niente, va bene. Vado avanti. Comunque ho chiuso, spero che non vengo più citato. E grazie. Deruzzi, tranquillo. Consigliere Bertolucci, per fatto personale? Sì o no? Se uno parla della Lega direi sì, fatto personale. Se uno parla della Lega è fatto personale, siamo il gruppo Lega, quindi. Ma non parlo di niente, credo che abbiamo già dato forse stasera animi un po' troppo caldi, un po' troppo spettacolo. Sarò brevissimo, così non cito nessuno, almeno non andiamo avanti. Non spiego ancora, visto che l'ho fatto prima, l'esistenza delle mozioni di maggioranza, non la spiego più. Ma io dico, cioè, il secondo firmatario di questa mozione è il sottoscritto, gruppo Lega. Ho ricevuto telefonate in merito a questo dal sindaco, da Marella, ci siamo incontrati, abbiamo parlato, così si fa. E poi si è presentata questa mozione per i motivi che ho già detto prima. Quindi, fatemi finire, non vi ho interrotto, non vi ho interrotto. Ma perché dobbiamo far così? Non sto dicendo niente, anzi sto dicendo che questa cosa che esce, che la Lega è contro, la Lega non vuole, ma è una, avete preso proprio un abbaglio, perché vi posso assicurare che di Lega o di contro non c'è nessuno, anche perché mi sembra che l'argomento non possa, diciamo, avere qualcuno contro, quindi voglio dire, sono tutte dicerie, ma sono dicerie veramente dal momento che ci sono stati colloqui che ci dovevano essere, ma non solo col gruppo Lega, con tutti i gruppi di maggioranza, tutto e basta. Non penete, stamattina c'è stata anche una riunione con tutti gli esponenti dei vari gruppi, quindi voglio dire, o comunque i consiglieri incaricati. Quindi rinnovo il fatto che il nostro voto sarà favorevole e rinnovo la sottolineatura che non vedo quale sia il problema di discussioni in una maggioranza e risoluzione dei problemi che arrivano dopo le discussioni. Grazie consigliere Bertolucci. Consigliere Curino, per fatto personale? Sì, va benissimo. Ne ha la parola. Sia chiaro che io non voglio offendere nessuno. Voglio solo precisare che nei miei due mandati che ho avuto l'onore di avere la responsabilità di sindaco, il primo vice sindaco era lei, signor Nazzari, vice sindaco, che ha approvato tutte le delibere di giunte, tutte, approvate sempre all'unanimità, e quindi è inutile che pone l'indice che lei non è nella condizione di porlo. Nel secondo mandato il vice sindaco era Bertolucci, non è che siete arrivati dalla luna, nel senso che ogni azione che è stata fatta negli anni era la maggioranza di centrodestra. Il vice sindaco era l'attuale presidente del Consiglio Roberto Nazzari e negli ultimi tre anni l'allora vice sindaco era il dottor Bertolucci. Quindi tutte le iniziative prese state sempre prese all'unanimità, con la consapevolezza di cercare di fare meno guai possibile. Io devo dire, dico il nome, ma amichevolmente, una cosa è fare la mozione che impegna il sindaco per salvaguardare il punto nascite all'ASL, un ente sovracomunale che noi non abbiamo tanta possibilità. Un'altra cosa è salvaguardare i frontalieri nella loro opera lavorativa, che io lo so perché sai benissimo che anch'io ho preso parte a questo, nei confronti del Senato. Cosa diversa è impegnare il tuo sindaco, che un giorno prima ha rassicurato i due miei colleghi che la scuola francese non si sarebbe toccata, fermo restando alle disponibilità finanziarie, e un giorno dopo un consigliere molto rappresentativo ritiene, è tutto di fare invece, non contento di questa rassicurazione, una mozione di maggioranza. Sono due cose diverse, si deve capire queste cose qui. Vuol dire che la rassicurazione fatta al PD, e chiudo, grazie Presidente, e non ha avuto l'esito sperato. Io per quanto mi riguarda, per quanto riguarda la scuola francese, noi faremo di tutto per salvaguardarlo, anzi per quello che c'è da fare si farà. Certo è che
preparare una mozione per rassicurare tutti, soprattutto quelli della maggioranza, è stata una forzatura. Giornali o non giornali? Ai giornali qualcuno lo chiama, qualcuno li telefona, non si inventano nulla, e se scrivono queste cose è perché qualcuno le ha riferite. Grazie Presidente. Voi siete già intervenuti due volte, non vi faccio parlare. Consigliere Agosta, assessore, vice sindaco, scusi. Vai. Grazie Presidente, grazie. Allora facciamo un po' di chiarezza, perché si è fatto troppo show secondo me in questa sala, e sono contento che vedo la minoranza compatta, forse per la prima volta, tutti insieme a votare questa mozione. Proprio perché la scuola francese è un'eccellenza riconosciuta a livello internazionale, forse si è proprio studiata questa mozione per dare risalto non solo agli abitanti di Ventimiglia, ma anche alla vicina Francia. Quindi abbiamo fatto forse una cosa straordinaria, una cosa diversa dal solito, proprio per dare un impulso, per dare un segnale, per dire noi ci siamo, la scuola va salvata, perché dalla vicina Francia diciamo che sono stati fatti dei passi indietro e noi vorremmo fare dei passi in avanti, e se dobbiamo fare dei sacrifici, come ho detto, li facciamo, li faremo tutti insieme, perché la maggioranza è unita, è coesa, possiamo avere delle idee diverse, è vero, però siamo persone, siamo responsabili, siamo uomini, siamo donne, ci guardiamo, possiamo avere delle diverse opinioni, ma sulla scuola dobbiamo essere fermi, dobbiamo essere precisi. Quindi io dico che sì, forse questa mozione non è un fatto, diciamo, usuale, non è un fatto che si fa tutti i giorni, proprio perché c'è un'eccellenza e noi la dobbiamo mantenere. Quindi secondo me questa è un'ulteriore forza, un'ulteriore compattezza di questa maggioranza. Quindi una dimostrazione che ci siamo, anche per i nostri vicini francesi. E ringrazio anche il vice sindaco di Mentone, che ci siamo sentiti in questi giorni, dove abbiamo scambiato dei documenti, dove abbiamo scambiato delle informazioni, perché ancora non sappiamo bene i costi. Però noi abbiamo detto e l'abbiamo ribadito, tutto quello che sarà di nostra competenza lo metteremo sul piatto. Poi per quanto riguarda, che ho sentito parlare anche le elezioni europee e quindi sono venuti anche esponenti europei, la prima domanda che abbiamo fatto è stata proprio sulla scuola francese. Testimoni i miei colleghi di partito, quindi noi faremo il possibile per salvare la scuola. Quindi non dobbiamo fare show, non dobbiamo fare teatro, siamo qua per lavorare, siamo qua per garantire questo presidio fondamentale per la città, che potrà finalmente diventare una città internazionale, come dice il sindaco, come dice tutta la maggioranza. Quindi secondo me non bisogna aggiungere altro, votatela, perché secondo me è una cosa giusta. Bravo. Due minuti, ha detto, grazie. Sì o no? Grazie. Consigliere Leucci. Grazie Presidente, ma io ho troppa stima del vice sindaco Agosta per credere che lei realmente possa credere a quello che sta dicendo. Avete avuto 15 giorni dove vi siete odiati. Cioè, sono usciti articoli sul giornale, articoli sugli online che dicevano che c'era la crisi di governo senza che noi lo nominassimo, perché il sindaco voleva una cosa, un partito voleva una cosa e voi ne volevate un'altra. Ha prevalso il buonsenso. Stasera ci avete raccontato questo, ma da domani, ve lo ripeto, non è più uguale, e voi lo sapete. I rapporti di forza tra di voi non sono più uguali, perché c'è un partito all'interno della maggioranza che comunque si è imposto, e gli altri che hanno detto di sì, ma non eravate d'accordo. Ambesi non c'è e non l'ha manco firmata, cioè consigliere Scullino, Ambesi non l'ha firmata, conferma? Ma era fuori.
No, fuori. No, io chiedo, ma chiedo sempre, a differenza di come fate voi, chiedo a chi prima di me c'è stato. Sì, benissimo, era probabilmente era Parodi, quello. Per favore, quindi, per essere mi solo per finire due minuti. Quindi, un insulto alle nostre intelligenze, perché ritengo che insomma in questa assise siamo tutti con un'intelligenza e tutti quanti vanno rispettati alla stessa maniera. È evidente che se il giorno dopo che il sindaco risponde alle richieste del Partito Democratico su che fine farà la scuola, il sindaco risponde, non c'è problema, la scuola è salva, ci penso io, una mozione non serve assolutamente a niente. Grazie, lo avevate già deciso, finisco, lo avevate già deciso, o è una questione interna vostra perché non vi fidate di quello che il sindaco dice per iscritto al Partito Democratico, oppure, e anche peggio, c'è un'opa sulla sede del sindaco. Senz'altro. E il problema è vostro. Senz'altro. Prendiamoci 5 minuti per discutere di questa cosa, Presidente. Un attimo, c'è il consigliere Andrea, che è lei che è garante. Grazie, Presidente. Al di là del fatto che ribadisco ovviamente il mio supporto al tenere aperta la scuola francese e condivido in pieno tutte le belle parole che ha detto il vice sindaco, però ragazzi, non prendiamoci in giro, perché ribadisco che la maggioranza ha altri strumenti per chiedere al sindaco o impegnarlo in qualche modo o sollecitare o fare richieste particolari, anche perché se sulla mozione ci fosse stato scritto impegniamo il sindaco a ampliare la scuola francese, a fare un'area verde per la scuola francese, insomma qualcosa di preciso e definito, ancora avrei potuto forse credere un pochino a quanto da voi esposto, ma così è veramente assurdo la richiesta di tenerla aperta se ci saranno i soldi. Poi vorrei rispondere anche al consigliere Parodi, la mozione del punto nascite di Sanremo non è stata fuori una... tema, se non vi dispiace. Perché? Perché loro possono dire cosa vogliono, non è stata la routine della maggioranza che può fare le mozioni, assolutamente no, è stata semplicemente una mozione, una contromozione alla nostra mozione che voi non avete voluto sottoscrivere, che dicevano le stesse identiche cose o che forse avete... avete modificato due righe. Vabbè. Ma cosa dici, Simone? Ma cosa dici? Identiche cose. Esatto. Stesse identiche, come questa sera. Diciamo tutti le stesse cose. Esatto. Grazie, scusi, eh. Consigliere Simondini, mi fa la richiesta? Di 5 minuti, per chiedo al Presidente se per favore possiamo sospendere 5 minuti per confrontarci, sì, sulla richiesta del consigliere Amara. 5 minuti anche meno, perché è una decisione, sì. Sì. Grazie.
È qua, è là, è là. Ah, sei stato dietro. Papà lì. Papà lì è di Marco. 6, 7, siamo 7, ma porco Dio, dove cazzo sono? Rosa. Consigliere Papalia, per favore. Riprendiamo con l'appello. Di Muro Flavio. Presente. Nazzari Roberto, presente. Buonadonna Franca, presente. Amarella Gabriele, presente. Potete raggiungere i vostri posti, per favore. Ventrella Franco, assente giustificato. Di Marco Enzo, presente. Ascheri Giovanni, presente. Bertolucci Simone, presente. Papalia Rosa, presente. Ambesi Matteo, assente giustificato. Parodi Roberto, presente. Sismondini Gabriele, presente. Nesci Vera, presente. Leucci Alessandro, presente. D'Andrea Cristina, presente. Panetta Tiziana, assente giustificato. Sculino Gaetano, presente. La seduta riprende. Consigliere Nesci. Sì, grazie Presidente. Allora, parlo io a nome di tutta la minoranza. Dunque, voglio ribadire che noi siamo tutti assolutamente favorevoli al mantenimento della scuola francese, alla promozione, anche in un'ottica di quello che è la creazione del gruppo europeo di cooperazione territoriale, alla quale creazione del gruppo alla quale il sindaco sta partecipando. Diciamo che le vostre argomentazioni stasera però non ci hanno convinto. Noi siamo tutti d'accordo, ma non siamo certi che in realtà voi siate tutti d'accordo e abbiate scelto in modo unanime di sostenere il mantenimento della scuola francese, perché avete scelto uno strumento che è uno strumento meramente politico, uno strumento che vuole impegnare il sindaco quando non c'è una unanimità di consensi. L'assessore vice sindaco Agosta ha detto delle belle parole in merito a quella che è l'importanza del bilinguismo per la città di Ventimiglia, all'eccellenza di questo presidio scolastico, però non è riuscito a convincerci quando ha detto che la mozione serve proprio per dare rilevanza a questa questione. In realtà l'amministrazione ci ha abituato che quando vuole dare rilevanza a qualcosa convoca una conferenza stampa e dà quindi tutte le notizie che ritiene di dover dare, non soltanto ai cittadini di Ventimiglia ma anche ad altri, come in questo caso si voleva dare un messaggio, un segnale al vicino comune di Mentone. Quindi noi ribadiamo che siamo assolutamente favorevoli, e lo dimostra il fatto che siamo stati i primi come gruppo PD, ovviamente poi con gli altri consiglieri, ad aver sollevato il problema, sollecitati dalle preoccupazioni dei tanti genitori, dei bimbi che frequentano la scuola francese. Però riteniamo che comunque questo sia un fattore politico, una trattazione politica, una forzatura alla quale noi non vogliamo prendere parte. Quindi, pur ribadendo il nostro sostegno, il nostro impegno per mantenere la scuola francese e rassicurati dalla frase conclusiva della risposta all'interrogazione, dove si dice che si lavorerà pertanto compatibilmente con le norme in essere al fine di garantire il mantenimento delle scuole francesi, presidio scolastico che questa amministrazione ritiene di importanza cruciale, ritenendo anche noi di importanza cruciale questo presidio, però riteniamo di non partecipare al voto. Grazie. Signor Sindaco, grazie. Ma Presidente, a me sembra una situazione paradossale. Sui giornali tutti leoni, grinta da vendere, sui social network leoni da tastiera, grinta da vendere,
la maggioranza, compreso il sindaco che condivide evidentemente, unita e compatta, vuole porre l'attenzione mediante una mozione, che è uno strumento previsto dal regolamento di cui si fa abbondantemente uso in tutti i consigli comunali, un testo pacifico, normale, di buon senso, che chiaramente ha, come dire, un'impostazione precauzionale rispetto a alcune questioni che adesso vado a chiarire. E in tutto questo, dopo tutti questi dibattiti sterili e inconcludenti sui giornali, arriviamo a votare un impegno non solo per il sindaco, per tutta la giunta e tutti i componenti politici di questa maggioranza, di salvaguardare la scuola francese, e davanti ai genitori che vivono con apprensione questo momento storico, questa è la risposta delle minoranze del comune di Ventimiglia. Vi dovreste vergognare. Vi dovreste vergognare. Questo non è il modo di svolgere il ruolo di consigliere comunale. Questo non è il modo di contribuire all'amministrazione come avete annunciato tante volte. Voi vorreste che domani il vice sindaco chiama un consigliere di minoranza per spiegargli cosa fa alle Biancheri, perché magari lavora alle Biancheri e non sta seduto quando si parla delle scuole francesi. E questa è la collaborazione che voi volete da noi? Con chi parlo? Ma a chi mi devo rivolgere? Avete passato un'ora a parlare di Salvini, di come tiene la bottiglietta Salvini, di come è scritta la mozione, se un consigliere assente poteva firmarla o non firmarla. Siete andati sui giornali, Partito Democratico, a dire: nel prossimo consiglio comunale verranno alla luce tutte le tensioni interne della maggioranza di centrodestra. Siamo tutti qua, seduti, compatti, d'accordo. I proponenti sono venuti da me a parlarmi della mozione, ho detto bene, perché in un contesto giornalistico mediatico in cui si dice che io litigo col vice sindaco, che il sindaco è da solo e nessuno lo sostiene, che invece il Partito Democratico, ah, se non c'erano loro non scoprivamo di questa questione della scuola, meno male che parlano loro per le famiglie, meno male che questa sera dedichiamo del tempo per fare chiarezza. Lo dobbiamo a chi in questo momento è più in difficoltà, che vuole sapere se a settembre può riportare i figli o può iscrivere per la prima volta i figli in questa scuola. Bene, allora ce ne occuperemo noi, evidentemente, perché altri non hanno interesse di questo argomento, e lo facciamo con determinazione, con coraggio, ma anche dicendo le cose come stanno. Questo non è il tempo delle promesse, è il tempo di dire quello che può fare questa amministrazione e quello che non può fare questa amministrazione. Facendo qualche passo indietro, consigliere Sismondini chiedeva cosa è successo. È successo che giustamente il comune di Mentone a febbraio dice che l'esborso economico relativamente alla scuola francese e complessivamente ai servizi resi in quell'immobile per loro è eccessivo, e sinceramente lo voglio dire con molta chiarezza, a parte inversa avrei detto la stessa cosa, perché la scuola francese è un immobile del comune di Ventimiglia, seppur di Civitas, e nel territorio comunale di Ventimiglia l'80% dei ragazzi e le loro famiglie sono residenti del comune di Ventimiglia. E giustamente il comune di Mentone, che pure in uno stato estero, ha difficoltà rispetto anche alla sua legislazione a garantire questo esborso economico. Ma la prima risposta che ha dato il sindaco, come ricordava il presidente, è stata: noi ci siamo, noi siamo pronti a fare la nostra parte, perché lo riconosciamo come un valore delle famiglie ventimigliesi. E in tutto questo però chiaramente bisogna rivedere la convenzione, una convenzione che io, prima ancora del sindaco di Mentone, ritengo anacronistica rispetto a il contesto legislativo il contesto legislativo attuale. È vero, è dal 1992 che il sindaco di Mentone non metteva piede nel palazzo comunale,
ringrazio per questo, perché anche dalla minoranza almeno è stato apprezzato l'impegno nel riallacciare i rapporti, che sono a 360 gradi, non solo relativi alla scuola francese, anche a tutta una serie di cose. Il GECT, che è stato citato, è un lavoro che stiamo portando avanti col comune di Sanremo, col comune di Mentone, che vede Ventimiglia centrale in questa dinamica di nuovo organismo che punta ad attecchire nuovi fondi europei. Ci stiamo dedicando e sicuramente porteremo dei risultati, lo diceva Roberto Parodi prima. Abbiamo partecipato, abbiamo vinto un bando della Commissione europea che si chiama B-Solution, e questo è un merito, in qualche modo va riconosciuto, che ci ha dato modo in questi mesi di avere a disposizione a titolo gratuito un professore universitario di comprovate competenze in materia, a cui abbiamo sottoposto delle problematiche ancestrali del nostro territorio transfrontaliero sulla mobilità e sui trasporti, e siamo arrivati a una soluzione giuridica che poi tramuteremo in atti successivi anche con gli enti sovracomunali, per non per fare qualcosa di faraonico, di indecifrabile, indescrivibile, ma per fare semplicemente un bus di linea che ti porta dal centro di Ventimiglia al centro di Mentone e viceversa, con delle fermate del pullman. E non c'è stato bisogno di fare annunci, non c'è stato bisogno di fare comunicati a destra manca, abbiamo lavorato e porteremo questo risultato completo in ottica di questa collaborazione col comune di Mentone, che sul tema dei trasporti, sul tema dell'acqua, sul tema del turismo, sul tema del commercio, su tanti temi lavoriamo e continuiamo a lavorare bene. Quindi, se sulla scuola francese il comune di Mentone ha fatto evidentemente due passi indietro, noi abbiamo fatti quattro avanti, e vorrei chiarirlo perché qualcuno invece vuole descrivere questa amministrazione come quella che ha creato il problema alla scuola francese, alle famiglie. Invece noi lo vogliamo risolvere, e per far questo abbiamo messo mano alla convenzione, una convenzione che non sarà più firmata solo e solamente dal comune di Ventimiglia, dal comune di Mentone, ma vedrà anche la partecipazione del provveditorato francese. Questo devo ringraziare presidente Nazzari e console Brocchiero, perché in tutte queste riunioni che abbiamo fatto, quindi non abbiamo perso tempo in questi mesi, ma abbiamo lavorato per arrivare qui stasera, e grazie a questa mozione posso anche dichiarare quello che abbiamo fatto e tranquillizzare le famiglie e la cittadinanza. Ebbene, grazie al provveditorato, un primo problema pratico che io dissi subito alla maggioranza e alle minoranze che avrebbe impedito la prosecuzione della scuola francese è l'assunzione degli insegnanti, perché il nostro ordinamento giuridico non permette al comune di Ventimiglia, al di là dei costi, di assumere gli insegnanti per le scuole, esattamente come le altre scuole di cui abbiamo gli immobili ma non gestiamo il corpo docente. Noi abbiamo detto l'immobile è nostro e ci facciamo carico delle spese di ordinaria e straordinaria manutenzione. Il comune di Mentone ci ha messo un po' a elaborare tutto questo, perché gli abbiamo chiesto di conoscere, descritto voce per voce, quello che hanno speso negli anni precedenti, proprio per quella programmazione di bilancio che abbiamo letto sui giornali e arrivato poco tempo fa. Oggi siamo andati a fare il sopralluogo per vedere, come diceva il consigliere Scullino, l'impiantistica, perché questo è un altro tema rilevante. Al di là della convenzione, della parte politica, tutto, non mi si chiederà, anche se viene approvata la mozione, di firmare, assumermi la responsabilità di aprire una scuola che sia in pericolo sicurezza. Io non lo faccio, che passi o non passi la mozione, se non è tutto in ordine con gli impianti, non c'è maggioranza, partito, discussione che tiene, non lo faccio. Io sono il primo che ha dichiarato di voler salvaguardare la scuola, ma a determinate condizioni, che non sono i problemi di bilancio, che da quello che iniziamo a vedere sono relativamente poca roba e ce la possiamo fare. Oggi abbiamo incontrato anche le famiglie, li ringrazio di essere qui questa sera, li abbiamo incontrati stamattina e gli abbiamo anche chiesto di partecipare proprio per sentire anche le opinioni di tutti i gruppi, di tutti i gruppi politici. E mi scuso io se tanti di loro hanno perso tanto tempo a parlare di quisquiglie tra mozione, minoranze, spaccature, cosa che a voi non interessa. E adesso invece avete qualche elemento in più di rassicurazione che spero vi possa
tranquillizzare. Ci sono alcune questioni poi marginali relativamente ai libri di testo, alle fotocopiatrici, alle mense, che vedremo nei prossimi giorni, ma noi siamo consapevoli che abbiamo una tempistica serrata in vista di settembre. Crediamo che la prossima settimana siamo in grado di avere una bozza di convenzione dove noi ci assumiamo responsabilità e costi da sottoporre al comune di Mentone e al provveditorato francese, e di arrivare nel prossimo consiglio comunale di giugno ad approvare questa convenzione. Io sono orgoglioso del lavoro svolto, non abbiamo perso tempo, lo abbiamo fatto tutti insieme, e il merito a chi va. Sicuramente so a chi non va il merito, a chi in un momento di discussione di un tema così delicato, davanti alle famiglie che rappresentano i bambini a cui devono questa sera, tornando a casa, raccontare qualcosa, ha preferito uscire e sedersi e fare polemica inutile. Noi a questi giochi politici non vogliamo aderire, questi sì che sono giochi politici, non chi presenta o meno la mozione, ma vogliamo dimostrare coi fatti che vogliamo bene alla scuola francese, che crediamo nel bilinguismo da potenziare nella nostra città, che lavoriamo in un contesto di città internazionale e di rapporti che andranno sempre a incrementarsi, e su questo credo che non si debba più ripetere un episodio come questo che svilisce il Consiglio Comunale e ci impone delle riflessioni sulla collaborazione tanto auspicata, che a parole c'è sempre ma nei fatti evidentemente manca. Grazie a tutti e buona serata. Grazie signor Sindaco. Metto in votazione la mozione che impegna il Sindaco e la Giunta Comunale ad operarsi per mantenere aperto, in base anche alle disponibilità economiche dell'ente e in base alle normative vigenti, il presidio scolastico di Piazza 20 Settembre. Metto in votazione. Favorevoli all'unanimità dei presenti. Spaccati noi. Grazie signori. Grazie. Mi ripassa la mano? Mamma, non lo interpellanze. La maggioranza lo sai. Ce l'ho qua. Ma adesso noi dovremmo tenere il numero legale alle loro interrogazioni? Chiedo di sì, per favore. No, chiedo, Fate nessuno le ha chiesto il suo parere. Sono il presidente. Interpellanza numero uno. No, non aspetto niente. Sentiamo 6.000 persone. Ogni tanto quando noi vogliamo parlare, noi parliamo. Questa cosa qua che niente, cioè, la capisca. Perché è una cosa troppo importante. No, perché siamo in modo, non mi fa più parlare. La settimana prossima faremo un altro consiglio. Vada tranquillo, è come il vostro solito, vada dal prefetto. Cosa fa? Vada Imperia. Vada Imperia. Interpellanza. Non ci fa parlare, ma di cosa parla lei? Ma cosa fa lì? Ma cosa fa? Ti hai sentito, Sismondini? Sismondini, dopo che ho chiuso la pratica, si passa alla pratica successiva. Se non è contento, vada dal prefetto come fate di solito. Io non sono andato. Non vorrei essere così. Dopo la pratica non ne parla più, dopo che ha parlato il sindaco si è votato. No, è registrato, è regolamento. Si vada a leggere il regolamento. Guardi che mando via anche lei, Io non guardo in faccia a nessuno. Interrogazione, interpellanza da leggere. Normalmente dovrebbero aver trasmesso. Pesco non l'ha trasmessa? L'ha trasmessa, si vede che lei non ha avute. No, non gliel'ha date adesso, gliel'ha già trasmesso via mail. Prima interpellanza del 4/7/2023. Problemi idrici dei pozzi privati e pubblici del fiume Roia.
interpellanza del consigliere Scullino, le dà la risposta il sindaco, no, Milena Racco. Grazie. Sismondini, può venire per favore? Grazie presidente. Grazie. No, stia lì, stia lì. No, no. La parola là. Sinistra, sinistra in alto. Qua. Ah, è vero, assessore. Assessore Racco. Grazie presidente. La grave crisi idrica successiva alla tempesta Alex ha determinato uno scenario certamente preoccupante dal punto di vista del sistema acquedottistico per la provincia di Imperia e conseguentemente anche i pozzi artesiani di alcune aziende agricole collocate tra Bevere e Varase. In uno scenario particolarmente grave, la provincia di Imperia, unitamente a tutti i soggetti coinvolti, ha disposto una serie di interventi, ovvero i grattage, che in qualche misura hanno contribuito poi a superare provvisoriamente questa criticità. Di fatto sappiamo che la tempesta Alex ha creato problemi di ricarica della falda a causa di materiale molto fino che si è depositato sul letto del Roia. Inoltre, il periodo siccitoso degli ultimi due anni ha peggiorato la situazione di ricarica dei pozzi. La proposta progettuale relativa all'intervento per creazione di briglie in materiale sciolto, di canale di collegamento idrico tra il lago di Varase ed il corso del fiume Roia, nonché per l'esecuzione di raschiature alveo per il consolidamento della falda acquifera sotterranea nel fiume Roia, è stata oggetto di conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell'articolo 14 bis, 7 della legge 241 del 90, con svolgimento previsto in forma simultanea e con modalità sincrona ai sensi dell'articolo 14 ter della legge medesima. L'intervento principale è rappresentato dalla creazione di tre briglie in materiale sciolto, che già definisce la provvisorietà dell'opera naturalmente e che formeranno sbarramenti traversali non continui rispetto all'asse del Roia. Il materiale verrà approvvigionato previa selezione dall'alveo del Roia stesso. Lo sbarramento di fatto di circa un metro di altezza creerà un laghetto a monte della briglia nel quale si depositeranno i sedimenti fini trasportati poi dalla corrente. Inoltre il battente idrico creatosi dovrebbe poi con il tempo garantire una maggiore infiltrazione dell'acqua nel suolo, in quanto semplificando il modello dell'acquifero i parametri che maggiormente influenzano l'infiltrazione di acqua nel terreno sono proprio la granulometria e il battente idrico. Le briglie comunque saranno in numero di tre. La prima verrà realizzata a monte del lago di Varase a distanza dai pozzi, con la finalità di far depositare poi la maggior parte del materiale fino in transito. La seconda sarà realizzata poco a monte dei pozzi, ma a valle dal rilascio della centrale idroelettrica del Tirreno Power. Mentre la terza verrà realizzata nella zona intermedia alle altre due, con la finalità di rallentare la corrente e quindi creare un ulteriore filtro. Gli sbarramenti, al fine di permettere lo scorrimento dell'acqua, saranno realizzati prevedendo una gavetta centrale sul cui fondo saranno posizionati dei massi naturali, al fine di evitare che la corrente scavi in fondo all'alveo. La zona, si ricorda, è un sito di interesse comunitario, un SIC, di speciale conservazione quindi degli habitat naturali, tuttavia si prevede che l'impatto ambientale sia circoscritto esclusivamente alla fase di cantiere, a causa del transito in alveo di escavatori ed autocarri. Durante le operazioni di cantiere, per mantenere la continuità del corso d'acqua, ne è prevista la deviazione da un lato all'altro dell'alveo rispetto ai lavori in essere. Per quanto riguarda il lago di Varase, sappiamo esserci state domande in passato, dopo la tempesta Alex che ne ha determinato lo svuotamento, è stato ipotizzato di rialimentarlo mediante un canale di deviazione. A seguito delle abbondanti piogge degli ultimi mesi, il lago poi si è naturalmente ricaricato mediante falda e quindi non si sono poi più però verificate piene significative. Al momento si è ritenuto di non modificare ulteriormente questo equilibrio. Il modello mostra che l'efficacia delle trincee drenanti è massima in fase di bassa portata, ovvero in un periodo di magra, e che l'intervento dovrebbe quindi sostituire le operazioni di grattaggio almeno al momento. Grazie.
Grazie consigliere. Assessore Racco, consigliere Sculino, ha 5 minuti per dichiararsi soddisfatto o no. Diciamo che l'assessore Racco ha fatto una risposta esaustiva, nel senso che è molto compiuta e esaustiva. Certo, non ha toccato i punti più salienti della mia interpellanza. Vede, io mi riferivo soprattutto non alla carenza d'acqua dei pozzi di Mongitura, della città di Ventimiglia, città di Mentone, Roia 1 e Roia 2, che in effetti da 30 metri di profondità l'acqua è scesa a 19-20 metri, quindi c'è ancora una carenza di filtraggio della falda, sempre per la carenza di possibilità di filtraggio a causa dei fanghi. Io mi riferivo nella mia interpellanza, sicuramente lei la non gli è sfuggito, ai pozzi dei privati del comparto florovivaistico che è in sponda destra del fiume Roia. Sono una cinquantina di pozzi privati che attingono tramite questi pozzi artesiani la possibilità di irrigare le coltivazioni, che siccome aziende che vivono di quello. Quando si parla del lago di Varase che, come lei ha scritto, si è ricaricato, io inviterei la Riviera Acqua ad andare a verificare, perché il lago di Varase, che a mio parere era proprio l'alimentazione, l'alimentatore della sponda destra del fiume Roia, è pieno di fango. Il fatto che ci sia 20 cm d'acqua a pelo non vuol dire che l'acqua che passa riesca a filtrare. Il lago di Varase era profondo 5-6 metri di acqua, io lo ricordo benissimo, era un grande lago, entrava al fiume, arrivava l'acqua, filtrava nella falda e andava ad alimentare questi 55-47, adesso non ricordo, pozzi artesiani Sculino, dei privati, e finisco. Quindi io ringrazio per la risposta, tengo a precisare, anche per onore del vero, che la mia interpellanza è datata luglio 2023, quindi una risposta di un anno. Probabilmente le cose oggi sono cambiate, però abbiamo atteso un anno prima questa risposta, che io reputo ancora parziale. Quindi l'invito è... Però le briglie, consigliere Sculino... Le briglie sono un'altra cosa. Le briglie servono a quello anche. No, le briglie servono per alimentare quello che è i francesi, l'acquedotto francese e anche l'ex Aiga, ma adesso Riviera Acque, mette in condizione i pozzi della sponda sinistra di essere alimentati. Noi stiamo parlando della sponda destra. In tempi diversi ma hanno le stesse funzioni, mi garantiscono i tecnici e gli ingegneri. Però la cosa importante, chiudo, è ripristinare la profondità del lago di Varase, se è possibile. Grazie. Grazie consigliere Sculino. Consigliere Sismondini, fatto personale per... Non voglio intervenire sulla questione di prima, volevo solo chiedere scusa se prima ho gridato nei confronti del Presidente, sapete che io sono assolutamente istituzionale, quindi non è l'atteggiamento giusto affrontare queste questioni. Mi auguro che il Presidente magari in questi giorni voglia conferire insieme a me sulla questione della risposta eccetera, perché vorrei che sia chiara per tutti una volta per tutte. Quindi mi dispiace di aver gridato, ma magari se in futuro potremo parlare di queste cose mi farebbe piacere. Grazie. Sono accettate le sue scuse, Simondini. Nella dialettica politica certe volte perdiamo cose. La dialettica politica ogni tanto perdiamo le staffe, perdo anch'io le staffe. Accetto le sue scuse. Interpellanza numero 2, sempre del 29 2023,
regime urbanistico ambientale, centro cittadino, situazione per ecologicità idraulica, protocollo 22653 del 28.5, risponde il signor sindaco. Grazie Presidente. Se il consigliere proponente è d'accordo, non leggo la risposta e cerco di andare verso una sintesi che possa chiarire anche ai concittadini che ci ascoltano la situazione. Allora, l'interrogazione del consigliere Scullino si riferisce al progetto di riqualificazione della sua precedente amministrazione del mercato coperto e più complessivamente di quegli immobili e sui 5 milioni di euro che erano stati presi dal PNR in quegli anni. Io ricordo bene quella vicenda perché ero parlamentare e segnalai all'amministrazione la possibilità di ottenere un contributo di 5 milioni di euro dal PNR per un immobile del patrimonio comunale per interventi di riqualificazione e rigenerazione. Poi ricordo anche, pur non facendo parte di quella maggioranza, non essendo stato né consigliere né assessore, che all'ultima occasione utile, quando il termine di presentazione della domanda stava per scadere, il sindaco Scullino e forse lo staff decise di identificare l'immobile sede del mercato coperto come quello oggetto dell'intervento. Discutibile, perché forse fra tutti gli immobili è quello di più difficile intervento, con gli operatori sotto, con tanta gente che lo frequenta, con degli accessi, con la problematica di essere in pieno centro città con delle vie intorno da dover gestire come cantiere. Una decisione del consigliere proponente dell'interrogazione, allora sindaco, discutibile ma accettabile. Ma sapete cosa ho trovato all'atto del mio insediamento qui? Ho trovato 5 milioni, c'erano, che non si dica poi che sono come quelli del principe che qualcuno nasconde o meno, c'erano. Ma a fianco a questi c'era un impegno formale di compartecipare di 11 milioni e mezzo. Allora questa volta, scusatemi, sono io che interrogo l'ex sindaco e vorrei capire perché non ci sono questi 11 milioni e mezzo. Sono andato a rivedermi il bando, ho chiamato il Ministero dell'Interno, tutto tracciato, certificabile e documentabile, per capire se c'era un'esigenza di quell'amministrazione di compartecipare e se c'era un'esigenza di compartecipare per più del doppio del contributo preso. E ho scoperto che non c'era. Allora la domanda è molto semplice, senza polemica e senza dietrologie. Perché quella compartecipazione così alta? Perché 11 milioni e mezzo? Perché la modalità di project financing? Quella gara è andata deserta. L'amministrazione del consigliere proponente ha fatto una manifestazione di interesse per trovare un soggetto privato che a fianco ai 5 milioni già in cassa garantisse 11 milioni e mezzo, è andata deserta. Allora io mi domando se è stato un errore dell'amministrazione, uffici, politica, un errore dell'amministrazione o se qualcuno aveva preso accordi con qualcuno prima di fare questa modalità, determinando una cifra, 11 milioni e mezzo. Si poteva dare un contributo, quantificare una compartecipazione per dimostrare la volontà dell'amministrazione non solo di prendere risorse ma di compartecipare. Ma perché quella cifra? Perché con quella modalità di project? Perché è andato deserto? Ripeto, spero che sia un errore, però quell'errore ha comportato, non a questa amministrazione, ma alla città, di perdere i 5 milioni. Perché quando ho chiesto di utilizzare i 5 milioni, magari con una compartecipazione del 10, del 20%, come in tutti i bandi di questo mondo, mi è stato detto: voi vi siete impegnati per 17 milioni, adesso ci ridate i 5.
Questo è il motivo per cui non siamo andati avanti con la riqualificazione del mercato, motivo per cui abbiamo dovuto restituire 5 milioni che se no avremmo con molta volontà speso. Questi sono i fatti. Sono io una volta a domandarmi perché siamo arrivati a questo punto. Fermo restando che volontà di questa amministrazione, l'abbiamo già dichiarato anche pubblicamente, intervenire in un progetto concreto, snello, esattamente come la passerella non faraonico, per riqualificare il mercato comunale. A breve daremo un incarico di progettazione in questo senso, cercheremo anche delle risorse senza perderle probabilmente, se no cercheremo nel prossimo bilancio di indicare come priorità questo intervento, perché credo sia giunta l'ora di fare un restyling compiuto per il nostro mercato coperto. Grazie. Grazie signor Sindaco. Consigliere Scurino, se gentilmente si prenota prima. Grazie. No, fino a 2 secondi fa non c'era. Bene, diciamo che la risposta che mi è stata data non è assolutamente esaustiva, come è logico che sia. Voglio ricordarle che questo Project Finanzia è nato da un progetto, da uno studio progettuale fatto da un architetto, approvato all'unanimità dalla Giunta, e abbiamo fatto su quel progetto una proposta di finanziamento. Sapevamo già subito che con i 5 milioni non si poteva completamente rifare il centro della città, però avevamo l'ambizione, e l'abbiamo anche coltivata l'ambizione, che con il progetto di nuovo mercato danonario, con la pedonalizzazione di via della Repubblica, con la possibilità di costruire il parcheggio interrato in Piazza del Comune, con la situazione della costruzione della passerella, che io reputo un errore non farla in quel modo, anche se la viabilità è impattante e si poteva al limite modificare la viabilità, il centro cittadino avrebbe cambiato completamente aspetto. Sono queste le idee politiche amministrative che abbiamo sempre perseguito, sempre per il bene di Ventimiglia. Sapevamo benissimo che con 5 milioni non saremmo riusciti a fare il mercato nuovo, però sono venute parecchie persone, parecchi imprenditori a chiedere di questo project, si sono interessati, l'ufficio tecnico ha spiegato il progetto, che non era proprio un progetto ma era uno studio di fattibilità, perché non si fa incarico progettuale di un mercato se prima non si ha il finanziamento, e abbiamo detto che nel partecipare al bando di gara chi avesse vinto la gara avrebbe dovuto preparare un progetto con tutti i crismi. È andato deserto perché probabilmente tutti i punti a garanzia degli operatori e del centro cittadino sicuramente erano troppo onerosi per l'imprenditore, perché l'imprenditore avrebbe dovuto spostare 100 operatori commerciali, costruire un capannone, fare tutte quelle che sono le situazioni per poter rispondere puntualmente a quelle che sono le esigenze sia degli operatori che di tutti i locali attorno. In effetti era un progetto molto importante, diciamo non faraonico, ma veramente che migliorava sicuramente il centro cittadino. Non hanno risposto, ci sono 5 milioni che adesso non so cosa l'amministrazione intende fare. È chiaro che questi 5 milioni, se si riuscissero a recuperare in qualche modo, bene sarebbe. Però abbiamo fatto tutto quello che c'era da fare per poter far sì che il mercato fosse completamente recuperato, migliorato, messo a norma, perché oggi come oggi, nonostante i piccoli interventi alle tendine o al colore o all'impianto elettrico, obiettivamente il mercato, che è un po' il fiore all'occhiello della città di Venezia sotto il profilo commerciale, è una
attrazione non solo commerciale ma anche turistico, obiettivamente deve essere recuperato. Con le finanze del comune sicuramente non c'è questa possibilità. Noi abbiamo provato a fare un progetto, per le scuole dell'orto, e entrambi sono andate in certo qual modo, perché tutti i vincoli che c'erano, e chiudo, tutti i vincoli che sono stati posti non solo dalla pubblica amministrazione ma anche dagli enti sovracomunali, hanno allontanato l'interesse imprenditoriale di alcuni imprenditori che, mi ripeto, sono venuti qui in tre a chiedere di poter partecipare, che poi in effetti è dato deserto. Quindi abbiamo lavorato bene, le ricordo che in questa pratica, e chiudo veramente, c'era coinvolta tutta la giunta e tutta la maggioranza che ne faceva parte allora e che oggi ne fa parte anche della sua. Tutti favorevoli. Adesso oggi viene a scoprire che purtroppo si è perso questa cifra, e questo mi dispiace molto, ma non è sicuramente, abbiamo fatto le cose campate per aria. Grazie consigliere Sculino. Interpellanza numero 3, sempre del consigliere Sculino, del 31/10/2023, messa in sicurezza. No, questo è Luzzi. No, Sculino. Riqualificazione delle spiagge centro abitato. Risponde l'assessore Catalano. Grazie presidente. Il comune di Ventimiglia ha rispettato tutti gli step del progetto PNRR, tra cui l'ultimo che imponeva la consegna dei lavori entro il 15 aprile del 2024, per cui l'area tecnica ha propedeuticamente proceduto all'aggiudicazione dei lavori all'impresa di costruzione Marino SRL in data 18 marzo 2024. Le lavorazioni conseguenti, in considerazione dell'inizio imminente della stagione estiva, inizieranno effettivamente nel mese di settembre 2024 e rispetteranno le tempistiche previste dal finanziamento europeo. Per quanto concerne il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto, esso è fissato nel cronoprogramma in giorni 240, naturalmente consecutivi. Il termine ultimo maggio 2025. Per quanto concerne invece la dislocazione dei circoli nautici, l'amministrazione comunale ha provveduto, con l'approvazione della variante al progetto di utilizzo delle aree demaniali marittime, il cosiddetto PUD, la cui adozione è occorsa con deliberazione del Consiglio Comunale numero 66 del 13/12/2023, a definire alcune aree ritenute congrue e idonee alla ricollocazione dei natanti. Come noto, la Regione Liguria ha provveduto nel mese di dicembre 2023 con l'approvazione della proposta adottata dal Comune di Ventimiglia. Nel documento approvato sono indicati altresì i possibili spazi per i natanti, la zona di Narva e l'area libera ricompresa dal porto di Ventimiglia e la concessione demaniale della Margunaira. In merito invece alle infrastrutture di recente realizzazione, ovvero passeggiata a mare e pista ciclabile, si significa che l'intervento del costruendo RIF avrà sicuramente funzione di mitigazione delle onde determinate dalle mareggiate per il tratto più a levante dell'intervento, mentre la protezione attuata da questa amministrazione sotto l'infrastruttura ha un effetto di laminazione dell'onda più diffuso su tutta la struttura e di migliore efficacia. Resta ferma l'osservazione che la dinamica marittima determinata dall'eliminazione delle barriere parallele alla costa comporterà nel tempo un effetto permanente, cioè un incremento della superficie della spiaggia con conseguente protezione naturale delle opere costruite e delle concessioni balneari. Grazie. Grazie assessore. Sì, grazie. Scusi, dovevo schiacciare, ma stavo cercando la pratica. Bene, diciamo che per quanto riguarda la risposta dell'assessore Catalano, molto esaustiva, diciamo che è quello che io mi aspettavo. Ecco, l'unica cosa su cui
ho qualche dubbio, ma è un dubbio che nella risposta è stato praticamente tutto sommato molto leggero, nel senso è che i lavori si protraggono a inizio di settembre. Giustamente non è che si potessero iniziare adesso con la stagione balneare, perché è giusto. Certo è che sta molto a cuore ad alcuni di noi anche la collocazione dei circoli. Vedo che ormai siamo a giugno e settembre, insomma, 3 mesi. E la mia domanda, se posso farla, Presidente, è che le nuove collocazioni, nuove aree demaniali che abbiamo votato all'unanimità qualche mese fa per la dislocazione dei circoli nautici, ancora sono completamente abbandonate, nel senso che nessuno ha preso possesso. Nessuno ha preso possesso né di queste aree che i circoli dovranno giocoforza spostarsi di alcuni centinaia di metri, come non ha preso ancora nessuno possesso dei locali comunali all'interno del porto, che erano stati assegnati al circolo velico 160 metri, ai sub 28 metri, ai surfisti 28 metri e altri locali di 28 metri riservato alle occorrenze della pubblica amministrazione. Nessuno ha preso possesso di questo. Mi dicono gli uffici che nessuno ha firmato il contratto, perché giustamente, a differenza di altre realtà dove c'è il comodato gratuito, tutti questi circoli devono affrontare una piccola spesa, che sicuramente è inferiore, per quanto riguarda il circolo velico, mi dicono, inferiore a quello che attualmente sono costretti ad affrontare. Quindi io mi rivolgo a lei, Assessore, sia per i circoli nautici che per le attività sportive nautiche, se come mai non si è divenuto a un accomodamento, a una sottoscrizione di un contratto. Perché, come dicevo, se a settembre iniziano a smontare quello che dovranno fare e mettere a posto le spiagge, sicuramente chi attualmente occupa i posti, soprattutto in via Felice Cavallotti, è a rischio, le proprie imbarcazioni sono a rischio. Comunque la ringrazio per la risposta, ripeto, molto esaustiva. L'unico mio punto di domanda è solo questo, che ad oggi, che adesso c'è il mare che può consentire un inizio, quantomeno un investimento per fare gli argani, per mettere gli scivoli, per fare quant'altro, vedo che nessuno si è mosso. Grazie. Grazie consigliere Scullino. Alle sue domande risponde l'assessore Catalano. Grazie consigliere Scullino. C'è qualcosa alle luci che non va? Ha chiesto delle cose, vuole una risposta. Lei non può fare domande per le UCI, eh? No, perché anche non posso fare domande, ritiro la domanda. No, le domande le potranno fare, ma anche le risposte per lei, come lei, non è assessore. Va bene. Presidente, obiettivamente, assessore, mi scusi, ritiro la domanda. Avremo modo di confrontarci. La ringrazio. Interpellanza numero 4 del 31/10/2023, numero 41758, Leucci Nesci, messa in sicurezza strade Mortola Superiore, risponde l'assessore Calimiero. Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si specifica quanto segue. La strada di Mortola Superiore è un asse viario di proprietà pubblica confinata contro Ripa da numerosi terreni, la cui acclività e natura determinano in occasione di piogge alcuni smottamenti.
Tale situazione, comune ad altre realtà frazionali, impegna le maestranze dell'ufficio tecnico alla rimozione dei detriti che in occasioni di particolari piogge si riversano a bordo strada. Allo stato attuale non sono stati previsti interventi integrativi, oltre a quelli già attuati in passato in occasione di eventi calamitosi. Per quanto concerne la situazione del manto stradale lungo la strada di Mortola, verranno effettuati in economia diretta interventi di ripristino rimandando il rifacimento dell'asfaltatura nelle prossime annualità. Per quanto riguarda l'illuminazione pubblica, si stanno valutando altri interventi di potenziamento. Nell'ambito della programmazione del potenziamento della pubblica illuminazione si valuterà altresì un eventuale intervento a mezzo di illuminazione fotovoltaica. Grazie consigliere. Interpellante Leucci ha 5 minuti per dichiararsi soddisfatto o non della risposta. Grazie. Grazie presidente. Intanto accolgo favorevolmente la notizia della loquacità questa sera dell'assessore Calimera, che ne avrà ancora 7-8 da leggere, quindi con questa inizia la sua loquacità dopo un anno, mi meraviglia e io ne sono contento. Detto questo, voglio dire, questa interrogazione è l'esatta fotografia di come in alcuni casi, non sempre, perché verrà poi il momento nel quale le dirò anche che sono soddisfatto stasera, di come voi state operando in questa amministrazione. Questa interrogazione del 31 di ottobre, che era un periodo particolarmente piovoso, oltre al fatto che ci avete messo 6-7 mesi per non dirci nulla, l'interrogazione sostanzialmente sollevava un problema di sicurezza. Cioè, vengo e mi spiego, no? Come si dice, non dovete fare i lavori in economia sulla sicurezza, dovete farli. E quella strada lì, che tra l'altro è in una delle zone più belle turistiche della città, regolarmente ogni volta che piove ha un problema. Mi pare di ricordare anche un'altra, forse via della chiesa Roverino, che ha un problema simile, ma credo non se ne voglia occupare. Dopodiché c'è la questione dell'illuminazione, anche in questo caso stiamo valutando. Lì bisogna mettere a posto, perché altrimenti tutte le volte le maestranze comunali le distraiamo da quello che devono fare, che è un mare di lavoro, e sono anche poche, per mandarle in posti dove piove. Se una volta per tutte facessimo un lavoro, cioè la sua missione ha 40 milioni di euro, mi sembra, se non ricordo male, utilizziamoli, no? Tutti questi milioni di euro tra PNRR e quant'altro. Quindi le chiedo gentilmente non di modificare la risposta che mi ha dato, che io ritengo inaccettabile, ma nei fatti di mettere mano a quello che è, insomma, quello che le stiamo chiedendo, che non è cosa farete, è dovete fare, è un po' diverso. Grazie. Grazie consigliere Lucci. Interpellanza numero 5 del consigliere Sculino, indirizzo politico in autotutela decisionaria diretta, ex articolo 21 24190 di revoca tacita della determinazione numero 293 del 2022. Risponde l'assessore Calimera. Bene. Con riferimento all'interpellanza protocollo 42531-2023 si specifica quanto segue. Il Comune di Ventimiglia, con deliberazione di Giunta Comunale 146 del 13/10/2023, ha deliberato, primo, di prendere atto del progetto esecutivo per la realizzazione di una passerella ciclopedonale sul fiume Roia, messa in sicurezza degli argini del tratto terminale e riqualificazione urbana, che i progettisti incaricati il RTP EXA Engineering SRL della Spezia, la SIPAL SPA, la KKK Architetti Associati hanno trasmesso con noto protocollo 32513-2022
avente un quadro economico complessivo di 15.373.000 euro. Secondo, di dare mandato all'area tecnica, alla luce delle considerazioni esposte in premessa, quale parte necessaria ed integrante della presente deliberazione, di procedere alla redazione di un documento di indirizzo alla progettazione ai sensi dell'articolo 41 e dell'allegato 1.7 del decreto legislativo 36.20.23, al fine di procedere con affidamento di uno specifico incarico professionale volto alla redazione di una nuova progettualità che consenta, sulla base delle risultanze della conferenza dei servizi e delle nuove necessità dell'amministrazione sopra esposte, volto alla ridefinizione della sola ricostruzione della passerella e delle arginature ad essa connesse, di procedere con la richiesta di finanziamento di tale nuova progettazione sui fondi regionali disposti con deliberazione di giunta regionale 1164 del 2021, come da comunicazione della Regione Liguria in atti 38290 2023. Terzo, di dare atto con il progetto esecutivo in atto protocollo numero 32513-2022 risulta essere impattante sulla viabilità e mobilità dell'area interessata, con importanti disagi per i residenti e con conseguente ricadute impattante sull'intera città di Ventimiglia, nonché di difficile sostenibilità economica per l'ente. 4. Di esprimere pertanto il proprio atto di impulso per la redazione di un nuovo progetto esecutivo che consenta, sulla base delle risultanze della conferenza dei servizi e delle nuove necessità dell'amministrazione sopra esposte, nonché alla luce degli studi idraulici citati, una semplificazione tecnica ed economica dell'opera di costruzione di una passerella pedonale sul fiume Roia, messa in sicurezza degli argini del tratto terminale e riqualificazione urbana, finalizzata alla realizzazione della stessa e alla conseguente ricucitura del tessuto urbano, riducendo i costi e le tempistiche di costruzione e i disagi per i residenti dell'area interessata dall'intervento. Dagli atti non risulta alcun atto di revoca della determinazione 293 del 2022, atto dirigenziale nel quale si dichiarava conclusa positivamente, nel rispetto delle prescrizioni e condizioni formulate dai vari soggetti partecipanti allegate e richiamate nell'atto, la conferenza dei servizi semplificata in modalità sincrona, ex articolo 14 della legge 241 1990, così modificato dall'articolo 1,1 del decreto legge numero 127 del 2016 ed in forza dell'articolo 27 del decreto legge numero 50 2016, convocata con nota del 21/9/2021, protocollo 39734/2021, finalizzata all'approvazione del progetto definitivo per la realizzazione di una passerella ciclo pedonale sul fiume Roia, messa in sicurezza degli argini nel tratto terminale e riqualificazione urbana. L'amministrazione comunale, come è noto, ha ritenuto non condivisibile l'attuazione di un progetto esecutivo che risulterebbe molto più oneroso sotto il profilo tecnico ed economico, in mancanza tra l'altro di finanziamento. Sulla scorta di queste valutazioni, il mandato politico agli uffici è stato quello di valutare una possibile soluzione sostenibile, sia dal punto di vista economico che dal punto di vista tecnico, che potesse essere funzionale alle esigenze principali della città, che non fosse impattante sul tema della mobilità urbana. Grazie, consigliere. Consigliere Sculino. Sì. Bene, assessore Calimera ha letto la relazione, la risposta, naturalmente indicando
quelli sono gli elementi che adesso non so chi è che l'ha predisposta, sicuramente l'ha predisposta lui con gli elementi che gli sono stati dati. Ecco, io intanto non è che contesto, ma preciso che non c'è nessun documento, almeno io lo chiederò, ufficiale che dice che la passerella, i tre lotti, perché sono tre lotti, una cosa è la passerella con il Belvedere, con il Rungoroia, la seconda cosa è la sponda destra, la terza cosa è la sponda sinistra. Dai conti che io ho, che mi sono rimasti, sicuramente sono un po' datati, ma io non credo che da 11.075.000 euro possano arrivare a 15, ma questo è un ragionamento che magari si farà quando si farà, se si farà. Però nel fare la mia interpellanza io ho elencato documento per documento, protocollo per documento, quelli che sono i costi, o quantomeno quelli che erano i costi al momento della definitiva approvazione del progetto della passerella ciclopedonale con rifacimento dell'argine destro, dell'argine sinistro e il passeggio a Belvedere fino al locale della promozione turistica. Voglio solo dirle che il presunto aggravio di 4.298.000, io non entro qui nel merito, perché se lei l'ha trascritto anche nella sua risposta, sicuramente qualche ufficio o qualche progettista o qualcuno gliel'avrà fatto rilevare. Io continuo a dire, ed è per questo che c'è una differenza reale su quello che è la nuova amministrazione vuole fare e su quello che la vecchia amministrazione, di cui faceva parte tutti i partiti di maggioranza, escluso i frontalieri, tutti i partiti di maggioranza, noi ci eravamo fermati a 11 milioni. Così suddivisi, e chiudo, 7.513 la passerella ciclopedonale, con un impalcato di 5,70 m, con l'impalcato unico, senza piloni o senza pile d'appoggio centrale, compreso il Belvedere e la parte pedonale lungo Roia. 1.037 messa in sicurezza dell'argine destro e 2.700 messa in sicurezza dell'argine sinistro, che è quello della parte qua del comune, per un totale di 11.273.000. Ora, eravamo a giugno del 2022, probabilmente i costi sono lievitati, probabilmente con la guerra in Ucraina il costo dell'acciaio sarà sicuramente aumentato, ma quando si è fatto questo progetto ritengo che fosse un progetto che riqualificava tutta la zona. Oggi l'amministrazione ha tutto il potere di modificare il progetto. Mi ricordo che abbiamo speso quasi 350.000 euro per il primo, sicuramente verranno recuperati dato che l'incarico è stato dato. L'incarico è stato dato al medesimo studio di professionisti che hanno redatto il primo e quindi, come dicevo e mi ripeto, la maggioranza ha tutto il diritto e legittimo di modificare questo passerello. L'unica cosa, e mi ripeto, che a mio parere è completamente sbagliata e che non guarda al futuro, è quello di fare un impalcato da 2,50 m, 2,60 m, solo pedonale,
lasciando da parte la ciclabile, dove tutti i comuni oggi stanno facendo le ciclabili. Basta andare a Bordighera, stanno facendo nuove ciclabili, Vallecola sta facendo la ciclabile, e noi facciamo un ponte che prima chiamavo tibetano quello di Nervia, adesso chiamiamo tibetano questo, solo pedonale, dove ci sarà naturalmente la promiscuità tra i pedoni e i ciclisti, nonostante allora c'era il divieto di ciclabile. Quindi a mio parere è un errore. È un errore anche in considerazione del fatto che... gentilmente chiudo. E chiudo. No, è un errore anche in considerazione... detto a 2 minuti e mezzo che chiudere. Grazie, grazie. È un errore anche, e concludo veramente, Presidente, è un errore anche perché con la possibilità, io mi auguro che la pubblica amministrazione riesca, non c'è nulla contro, è sempre a favore che faccia, che possa essere autorizzata di costruire la pila centrale di appoggio, cosa che nel nostro progetto era vietato o quantomeno era sconsigliato, i costi si riducono. Perché quando si parla che questa costerà 4 milioni e 4 e l'altra costava 8 milioni e 4, io penso che ci può essere anche un impalcato diverso come profondità, come larghezza, mantenendo il secondo progetto, ma un impalcato da lungo 5 metri potrebbe, possiamo sicuramente far sì che recuperiamo almeno la ciclabile. Questo è quello che vi dico, Assessore, che dico alla maggioranza, con tutte naturalmente le precauzioni del caso, legittimo, ma per conto mio è e rimane, una volta costruito, un errore. Grazie. Consigliere Sigurino, le chiedo di stringere, perché 8 minuti ogni intervento, lo so. Cosa vuole? Deve rispondere? Non ho capito, scusi. Consigliere Calimera. No, giusto. Posso rispondere, Presidente? Volevo dire solo che i 15 milioni sono i costi del progetto esecutivo. In più bisogna tener conto anche che poi hanno imposto le modifiche alle spalle in via Trossarelli. No, dico questo. Grazie, grazie Assessore. Grazie Consigliere Sculino. E sono 9:30, vorrei andare avanti fino alle 10 se siete d'accordo. PD, grazie. Lei? Interpellanza numero 6, interrogazione 4681, Leuzzi Nesci, messa in sicurezza Corso Limone Piemonte. Risponde l'assessore Calimera. Beh, in merito all'interrogazione in oggetto si comunica quanto segue. Si esprime parere favorevole per l'installazione di dossi in corrispondenza dei plessi scolastici in Corso Limone Piemonte. Sì, significa però che al momento non si dispone degli stessi che verranno acquistati a seguito di una nuova gara, attualmente da istruire, per l'affidamento della segnaletica sia orizzontale che verticale. Confidiamo di installare i dossi a ridosso del prossimo anno scolastico, non prima, però che siano terminati i lavori sulla rete viaria e l'asfaltatura completa di Corso Limone Piemonte, che rientra nel piano degli asfalti elaborato dall'amministrazione per l'anno corrente. Grazie Assessore. Consigliere Leuzzi. Grazie. Grazie Presidente, grazie Presidente. Bene, ci siamo. Così bisogna rispondere alle interpellanze. Con scritto quando si fanno. Io mi ritengo soddisfatto, la invito a settembre, alla fine dei lavori, davanti a tante mamme come stasera, lì magari votano un po' meno voi, votano più altri, non fa niente, a prenderci un bel caffè, perché questo è il modo che mi aspettavo io di avere delle risposte. A settembre si fanno i lavori. Se poi fosse possibile i rallentatori non prenderli in plastica ma prenderli come sono proprio davanti alle scuole medie e all'asilo, che sono quelli in asfalto, secondo me
mi permetto di suggerire un pezzo in più che forse non avevo specificato ed è colpa mia. Se sono 7.000 euro, li abbiamo risparmiati nella passerella, da qualche parte li vogliamo usare, visto che abbiamo risparmiati. Grazie e mi ritengo soddisfatto. Grazie. Consigliere Sismondini, quando si allontana, se non le dispiace avvisare il vice... Lei non ha capito? No, deve segnalarla, io ho altro. Grazie. Interrogazione numero 7 del 18-1-2024, abbiamo passato l'anno, eh? Leuzzi Nesci, Cavalcavia, strada statale numero 20, risponde l'assessore Calimera. Vede che si lamentava che Calimera non parlava mai stasera. Bene, bene. Con riferimento all'interrogazione in oggetto si specifica quanto segue. La competenza in ordine di manutenzione della struttura stradale in argomento in capo all'ANAS e all'ufficio manutenzioni già nel 2023 aveva segnalato la criticità dell'ente gestore. All'ente gestore ANAS ha precariamente disposto idoneo transenamento dell'aria al fine di interdire la zona da possibili ulteriori distacchi determinati dall'erosione per effetto di infiltrazioni provenienti dal corpo stradale. Contestualmente ANAS ha confermato l'impegno a breve al fine di predisporre un sistemico e definitivo intervento di regimazione delle acque al fine di risolvere l'erosione dei copriferri e degli elementi verticali e orizzontali. Considera la situazione l'ente gestore che, si ripete, è competente in ordine alla manutenzione dell'arteria stradale, ha escluso un indebolimento strutturale tale da compromettere la capacità di carico della struttura. Pur tuttavia, l'amministrazione è costantemente impegnata a monitorare ogni accadimento e a sollecitare il predetto intervento strutturale da parte di ANAS. Grazie consigliere Calimera. Consigliere Leucci. Grazie. Grazie Presidente e grazie anche all'assessore Calimera, che stasera lo stiamo facendo lavorare molto. Però bisogna dire che questa interpellanza è datata 18 gennaio 24 ed è sempre, come dire, il ragionamento precedente. Quando facciamo delle interrogazioni su questioni relative alla sicurezza, sono interrogazioni che ci aspettiamo di avere la risposta il prima possibile, perché altrimenti è evidente che, voglio dire, dopo 5 mesi, 18 di gennaio e il fine di maggio, parte che non è successo niente, perché tra l'altro la segnalazione da parte vostra non è nemmeno documentata. Non abbiamo il numero legale? Cosa vuol dire? Non so. Perché non abbiamo un... No, so, vedo che chi ha suona, qual è il problema? Ho suonato la campanella. Mi interrompe il ragionamento, lo fa a posto. Comunque, questo per dire che non mi ritengo soddisfatto da quello che mi risponde l'assessore in questa sua risposta, anche perché il monitoraggio, e voglio vedere se non ci fosse il monitoraggio, voglio dire, ci sono delle questioni che sono abbastanza palesi e che sono di competenza quantomeno dal punto di vista morale, che è quello del monitoraggio di questo ponte. Vi ribadisco, hanno messo 2 transenne, come possiamo andarci anche in questo momento, l'ANAS mette 2 transenne, poi sparisce, ma il problema strutturale almeno alla vista esiste e quantomeno crea dei problemi ai cittadini che per qualsiasi motivo devono frequentare quei parcheggi che sono sotto il ponte. Oltre al fatto che, ripeto, in questo modo qua ho capito, lei ci dice che è in sicurezza, speriamo che tutto vada sempre bene, ci mancherebbe, non voglio essere una cattiva Cassandra, ma a mio modesto parere non basta il monitoraggio. Forse ci vuole un po' più di fermezza nei confronti di ANAS e del rapporto che ha con la nostra amministrazione. Grazie. Grazie consigliere Leucci. Interrogazione numero 9
del 19-2, numero 744, Leucci. Ah, prima, sì. 8, dell'8-2, numero 5912, Leucci Nesci, Stato dell'Arte per la Redazione, via Embury, protocollo 22572 del 28-2. Risponde l'assessore Calimera. Uno show completo via stasera. No. Con riferimento all'interrogazione in oggetto si specifica quanto segue. Il progetto di pedonalizzazione di via Embury risulta attualmente inserito all'interno del piano triennale delle opere pubbliche con priorità media. La progettazione e la realizzazione dell'opera impegnerebbero l'amministrazione comunale con risorse proprie di bilancio che allo stato attuale risulta di difficile reperimento. Pari a euro 670.440, per i quali per l'anno corrente non è previsto finanziamento, in quanto detta opera non riveste carattere prioritario per la città e per questa amministrazione. Si rappresentano inoltre le criticità che la completa pedonalizzazione di Piazza 20 Settembre determinerebbe in ragione della presenza, come noto, della sede della Croce Verde in Temelia e del parcheggio destinato ai mezzi di soccorso, alle autoambulanze, per i quali il tratto iniziale di via Embury rappresenta l'unica via per le uscite di emergenza verso il centro cittadino e la zona a est della città del comprensorio in Temelio. Grazie assessore. Consigliere Leucci. Grazie, sì. Grazie Presidente. Allora, da 4 mesi dopo ho chiara la situazione attraverso la risposta dell'assessore Calimera. Sostanzialmente quello che probabilmente era una parte di programma o comunque erano le intenzioni della vecchia amministrazione di centrodestra, era quello appunto di pedonalizzare via Embury nella sua interezza, non è più come dire, una priorità per voi. Sarebbe bello capire quali sono le priorità alte, visto che in tutte le risposte che mi avete dato non ce n'è una che è una priorità alta. Sarebbe bello capire quali sono le priorità alte e quanto tempo ci mettiamo su una priorità alta a dare via libera ai lavori. Comunque mi pare abbastanza chiaro che insomma non è vostra intenzione pedonalizzare quell'area, anche perché ad oggi 677.440 non sono nelle disponibilità dell'ente e penso che probabilmente non lo saranno mai a questo punto, perché non lo volete fare. Non mi ritengo soddisfatto, perché secondo me invece era una possibilità di miglioramento della città, di anche come dire poteva diventare un centro interessante, attrattivo, economico e turistico. Ne prendo atto, non lo faccio mio, ma come dire me ne sto. Grazie. Grazie consigliere. Interpellanza numero 9 del 19-2-2024, numero 744, Leucci Nesci, informativo su Areglia Bis, richiesta di chiarimenti. Risponde il signor sindaco. Con riferimento all'interrogazione in oggetto si specifica quanto segue. Il Ministero dei Trasporti e delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito della sua azione, ha provveduto a presentare la dinamica delle scelte progettuali relative alla definizione del progetto per la realizzazione del tratto di Aurelia Bis tra Sanremo e Ventimiglia e presentato anche il tracciato definitivo della variante a Ventimiglia, sede nella quale si è svolto l'incontro al quale hanno partecipato il Vice Ministro delle Infrastrutture Edoardo Rixi, Regione Liguria come ente supervisore e coordinatore territoriale del progetto, i rappresentanti dei comuni di Sanremo, Ventimiglia, Bordighera, Valle Crosia, Camporosso e Ospedaletti. Tutti gli amministratori locali hanno quindi garantito la loro piena collaborazione, evidenziando l'importanza dell'opera strategica per tutto il comprensorio.
Regione Liguria in particolare ha sostenuto con la sua azione politica ed amministrativa di dare una programmazione urbanistica omogenea a questo territorio, in generale a tutta la Liguria, che prima non era coerente nemmeno tra un comune e l'altro. L'infrastruttura stradale, nello specifico, era stata inserita nel piano territoriale regionale, cosa questa che ha spinto il Ministero ad indirizzare alcune risorse economiche verso la Liguria ed in particolare dell'estremo ponente ligure. Il tracciato, scelto tra le varie alternative progettuali, avrà una lunghezza di circa 4,2 km. Ha origine nel tratto terminale della variante della strada statale 1 via Aurelia, in corrispondenza della tratta San Lazzaro-San Remo Centro. Qui si prevede di realizzare, di uno svincolo regolato da una rotatoria, un sistema di rampe con compito di connettere la viabilità di progetto al centro di Sanremo. Lungo il percorso si trovano gli svincoli a rotatoria di Foce e Pian di Poma, per terminare con la rotatoria di Cava Cangiotti di collegamento con l'Aurelia esistente. Il progetto complessivo di questa variante coprirà un tratto di 17 km. L'opera, che sarà realizzata da ANAS con fondi ministeriali, intende mettere in sicurezza e decongestionare il flusso di traffico sul tratto storico, attirando le medie lunghe percorrenze, diventando quindi una valida alternativa all'autostrada A10 in caso di chiusure o di incidenti. Al centro dell'incontro il tracciato definitivo della seconda fase del progetto dell'Aurelia Bis, ovvero il tratto della variante di Sanremo, già commissariata, sino a Ventimiglia. La prima fase di cantiere tra Sanremo e Ventimiglia, prevista inizio 25, riguarderà la variante di Sanremo. Successivi due tratti di intervento saranno Sanremo, Spedaletti, Bordighera, Bordighera, Ventimiglia. L'importo complessivo dell'opera ammonta a circa 1 miliardo 200 milioni di euro. Sulle varie proposte formulate dai tecnici del Ministero per quanto concerne il tratto di interesse di questo comune, sono state espresse dal Ministero alcune valutazioni in merito alle criticità tecniche che saranno oggetto di valutazione fra le possibili proposte che verranno illustrate nell'ambito dell'inserimento dell'intervento nella programmazione economica del Ministero. Va da sé che la cantierizzazione dell'opera alla quale si fa riferimento nella nota giornalistica è quella del tratto ovest di Sanremo, mentre per quanto concerne il tratto afferente all'estremo ponente ligure ed in particolare quello di Ventimiglia sarà oggetto di inserimento quale spesa di progettazione che potrà avere attuazione in un momento successivo anche sulla base di un progetto definitivo, fattibilità tecnico-economica, oggi DLG 3S36-2003, secondo l'Istituto dell'Appalto Integrato. Leggendo questa risposta, come chi è il primo firmatario? Sculino. Mi pare di capire che ancora una volta si prendano fischi per fiaschi, cioè la domanda mal formulata riguarda Sanremo, credo che l'interesse era su Ventimiglia. Comunque vi aggiorno, nonostante l'errore di interrogazione, sul percorso che è stato intrapreso da questa amministrazione e che sta andando avanti bene. In un anno, visto che celebriamo un anno di amministrazione, io l'ho detto in campagna elettorale e ciò è avvenuto, noi ci concentreremo, ci stiamo concentrando sulle opere cosiddette piccole, quotidiane, marciapiedi, buche e quant'altro, ma sulle grandi opere bisogna porre un'attenzione particolare come mai è stata posta. E allora un merito di questa amministrazione, due mesi dopo l'insediamento, è stato di far venire a Ventimiglia, oltre al vice ministro X, i rappresentanti regionali, tutti i vari comuni, la provincia, e di aver deciso nell'arco di due o tre mesi il tracciato definitivo dell'Aurelia Bis, mettendo tutti d'accordo. C'è stata anche una discussione con il sindaco di Camporosso, abbiamo rivisto le progettualità, le entrate e le uscite. Questa corsa contro il tempo è stata utile per presentare un progetto che è stato validato dal MIT e qualche mese fa è stato inserito nell'aggiornamento del contratto di programma MIT-ANAS, che è l'unico strumento idoneo per trovare finanziamenti dello Stato, visto che è una strada statale a carico di ANAS, e così è stato. Quindi va dato merito non solo a questa amministrazione, ma alla collaborazione delle altre e all'interesse del governo nazionale di aver trovato finalmente le coperture per sviluppare il progetto. E ora c'è una fase di sondaggi per passare alla, come dire, all'iter progettuale successivo. Se riesco, il mese prossimo vado a Roma a fare un punto con ANAS e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, perché ritengo che l'Aurelia Bis
sia una priorità anche per rispondere a tutte quelle critiche e richieste legittime dei nostri concittadini che spesso si trovano intasati dal traffico. Purtroppo il nostro territorio, come quello della Liguria, è schiacciato tra il mare e i monti, l'autostrada non si può raddoppiare, fare un'Aurelia bis che ci connette a Camporosso, ancorché debba connettersi fino a Sanremo, è la vera e unica risposta per uscire dall'ingorgo. Un'istanza che ho posto in quella sede, che è stata fatta ed è documentata, è documentabile, e che abbiamo spacchettato a lotti quest'opera. Quindi c'è il tratto Ventimiglia Camporosso, Camporosso Valle Crosia, Valle Crosia Bordighera, Bordighera Sanremo, in modo tale che non mi si dica, cambiando amministrazione o cambiando governo, che i soldi non ci sono, perché con un intervento non di 1 miliardo di euro ma di 100 milioni si potrebbe addivenire al primo lotto che, a mio avviso, ma devo dire anche ad avviso degli altri sindaci che non hanno fatto discorsi di campanile, è quello più congestionato dal traffico, ovvero il tratto Ventimiglia Camporosso. Grazie. Grazie signor sindaco. Consigliere Marella, la pregherei, non devo riprendere solo il consigliere Sismondini, quando lei esce deve segnalarlo al segretario. Grazie. Consigliere Scullino. Sì, ha ragione, dopo che parla il sindaco di solito si finisce la discussione, però penso che questo sia di interesse generale, anche perché quando si parla di Aurelia bis non c'è maggioranza o opposizione, ma cerchiamo di risolvere i problemi. Quando venne il vice ministro Rixi, io chiesi se questo tratto Ventimiglia Sanremo fosse stato già commissariato, perché gli altri tratti c'è un commissario che è un ingegnere che adesso mi sfugge il nome, Castiglione, e mi è stato risposto che avrebbe firmato il commissariamento a breve. Quindi io chiedo tanto se è stato commissariato, e poi giustamente, come ha attualmente precisato, che il tratto sia Ventimiglia Sanremo, perché effettivamente se noi riuscissimo a fare questa galleria di circa 3 chilometri dallo svinco autostradale di Roverino fino a Camporosso in asse con il ponte dell'Amicizia, già per Ventimiglia il 60% del traffico sarebbe risolto. Io ricordo che questo studio di fattibilità mi fu offerto da un'impresa che lavorava per Ventimiglia, ma soprattutto dalle unioni industriali della provincia di Imperia, dal suo presidente, e poi il progetto era a firma dell'ingegnere Rolando. Il comune di Tigno non ha pagato nulla. Quello era uno studio di fattibilità che la galleria costava circa 100 milioni. Non penso che sia, mi auguro di non sbagliarmi, 100 milioni. Quindi con quei 100 milioni, se si riuscisse, e chiudo, a fare intanto la galleria dalla COP, quindi da Roverino a Camporosso in adiacenza al ponte dell'Amicizia, per la città, egoisticamente parlando, per la città di Ventimiglia sarebbe una grossa opera pubblica che risolverebbe il problema di traffico da e per Bordighera sia al mattino che alla sera. Grazie. Grazie consigliere Scullino. Abbiamo tempo di fare un'altra interrogazione, numero 10 del 22/2024, numero 7760, Leucinesci, rotatore stradale passeggiata. Risponde l'assessore Calimera. Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si specifica che la pavimentazione della rotonda è in condizioni non ottimali, in quanto la società Riviera Acque è intervenuta nella riparazione della tubazione collocata al di sotto della rotatoria stradale, in concomitanza con i lavori della nuova passeggiata a sbalzo. Sono tuttora in corso valutazioni per una più approfondita manutenzione straordinaria della pavimentazione. Per ciò che concerne l'elemento spartitraffico attualmente danneggiato, modello allo stato attuale non più disponibile, il comando di polizia locale,
provvederà a ripristinare idonea segnaletica luminosa non appena si concluderà la procedura di gara per l'affidamento del servizio di segnaletica verticale ed orizzontale, che partirà presumibilmente il mese prossimo. Grazie, assessore Calimera. Consigliere Leucci. Sì, grazie Presidente. Io sinceramente, quando sento in questi giorni pronunciare il nome di Riviera Acqua, un po' di orticaria mi viene, perché cioè, stiamo parlando di una società che sta facendo dei lavori da X mesi, probabilmente battono anche il tempo del vostro insediamento, e hanno lasciato questa società. Poi non so se è il comune, cioè se è l'ente che deve garantire la sicurezza del cantiere o se è Riviera Acque che la deve garantire finché c'è in questo momento. Penso Riviera Acque, senza essere un geometra, e la risposta in definitiva è che lo faremo quando è finita, ma al momento il modello allo stato attuale appare non disponibile. Ora, se non ho capito male, è come dire che non abbiamo questo tipo di questa segnaletica disponibile in comune. Mi sono permesso, attraverso, voglio dire, lo strumento dell'online su internet, ho visto se ci sono delle società iscritte al MEPA che fanno questo tipo di... Si tratta di canevari.it, che non sono miei parenti, quindi se volete andare andateci, e con la modica cifra di 59,71 centesimi di euro dovremo comprare proprio quella segnaletica che manca. Ora ho pensato che, essendo noi in 6, con 10 euro per uno dovremmo risolvere il problema. Se vuole le veniamo incontro, ci mette anche lei, e lei è sempre con noi, purtroppo con noi lei, e alla fine, voglio dire, e lì faccio notare che lei ha citato una ditta, sì, non so chi siano, quindi poi magari si scopre che l'amministratore delegato porta il mio nome. Comunque vada a vederci, lo so, sinceramente non posso che non essere soddisfatto, perché è una cosa che non ha né capo né coda. Quando mi dicono che non ce l'abbiamo disponibile, è una cosa che costa 60 euro, insomma cerchiamo di soprassedere, faccio finta di non essere soddisfatto e basta, ma con 59 euro, le ripeto, al momento credo di non averli, ma se c'è bisogno troviamo soluzione. Ma quell'azienda sul MEPA c'è, ce ne sono anche altre, il prezzo è quello, grazie. Grazie, sono le ore 10, terminiamo il Consiglio Comunale. Signore, grazie, buonasera. Aspetti, fermatevi un attimo, dica Consiglio Scurlino. Ecco, signori. Presidente del Consiglio, nell'ambito della dialettica politica, poi uno fa qualche errore, alza la voce, a volte non si è tutti favorevoli, è la democrazia, a volte si insiste su una propria posizione, che è legittimo. Se siamo qua è qui che c'è la maggioranza che amministra e l'opposizione che deve controllare e propone. Ritengo, Presidente, che quando lei è stato eletto Presidente, ha detto sono il Presidente di tutti, e questo gli rende onore. Comunque non è bello che sia io o che sia un altro consigliere, sia di maggioranza che di opposizione, che lei chiami i vigili per fare uscire qualche consigliere. Non è bello, a meno che uno non prenda una sedia o che si prenda cazzotti. Comunque non è bello. Io so che lei ha un carattere un po' come il mio, un po' fumino, però come noi, come io, devo cercare di... Ma io non penso di avere in questo anno di amministrazione, come dice Di Muro, abbia mai suscitato gli animi in senso negativo o contrario. Ecco, lei non è la prima volta che dice ti butto fuori dall'aula. Non è bello, Presidente. Sono sicuro che lei capirà le mie parole e che ci lasci fare il nostro ruolo, sia essere del PD, sia essere della Cristina, io, ma anche gli altri. Non è bello, perché se quando la gente vede si fa un'idea sbagliata, non di me che devo essere messo senz'altro, no, ma del Consiglio Comunale, che a volte si perda di vista
quello che è l'importanza del governo della città. Noi qui siamo 16 e rappresentiamo 24.000 abitanti, quindi abbiamo un senso anche di responsabilità e soprattutto io ho un attaccamento alle istituzioni. Dopo 40 anni è giusto che sia così. La invito molto gentilmente a ragionare su questa, alcune sue iniziative di questo tipo. Grazie. Grazie. Il Consiglio Comunale è già stato sciolto.